Buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti al 168esimo mercoledì di Nex, che oggi si intitola L'architetto e l'oracolo, forme digitali del sapere da Wikipedia Chat GPT, e detenuto dal professor Gino Roncaglia dell'Università degli Studi Roma 3, che ci viene a presentare il suo libro che si intitola in questo modo, ma giusto per darvi qualche informazione su di lui. Come vi ho detto, insegna all'Università di Roma 3 informatica umanistica, filosofia dell'informazione ed editoria digitale. Il suo ambito di studi è fondamentalmente quello del settore dei nuovi media e più in particolare del futuro del libro e della lettura. Ha partecipato alla stesura del Piano Nazionale Scuola Digitale e collabora con Rai Cultura, per la quale ha realizzato i programmi Scuola et Casa e Scuola et Casa News. E oltre ad aver scritto L'architetto e l'oracolo, di cui ci parla oggi, ha scritto diverse altre cose, fra cui L'età della frammentazione, cultura del libro e scuola digitale, e soprattutto La quarta rivoluzione, 6 lezioni sul futuro del libro, prima di Luciano Floridi, che ha scritto un libro esattamente con lo stesso titolo. Ma mi ha spiegato Gino Roncaglia che lui però ha pubblicato qualche mese prima, quindi... Sì, praticamente insieme. Era due libri diversi, perché sono due sensi diversi di uso del termine, ma con lo stesso titolo, del tutto per caso. Luciano è un amico, ci siamo ritrovati ad avere... Che è meglio che aver pubblicato lo stesso libro con due titoli diversi, quindi... Benissimo. Allora, noi solitamente, prima di cominciare questi seminari, facciamo un breve giro di tavolo per presentarci. Oggi, perché vorremmo che il nostro ospite sapesse con chi si confronta. Oggi spero di non mancare di rispetto a chi non è seduto attorno a questo tavolo, ma credo che se facessimo il giro di tutti quanti ruberemmo troppo tempo al nostro ospite. Quindi io farei comunque un giro di tavolo fra coloro che sono seduti qui attorno, giusto per consentirgli di farsi un'idea delle persone con cui parla, e poi comincerei. Io sono Antonio Sant'Angelo, sono un senior research fellow del Centro Nexa e semiologo, professore di semiotica delle culture digitali all'Università di Torino. Io sono Giacomo Conti, giurista, project manager qui al Centro Nexa. Io mi chiamo Ludovica Paseri, sono assegnista di ricerca in filosofia del diritto e informatica giuridica al MITO, al Dipartimento di Giurisprudenza. Sono Enrico Bertacchini, sono un professore di economia all'Università di Torino, mi occupo principalmente di economia della cultura e industria culturale. Buonasera, io sono Valeria Tripodi, sono una filosofa morale, ci conosciamo. Sì, ci conosciamo. E lavoro qui al Politecnico, al Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni. Buongiorno, sono Agustin Gray, sono anche un umanista della storia, quindi mi interessa questa conferenza. Ho ricevuto le storie classiche e sono in transizione verso questo campo, quindi sto vedendo che è informatico. Antonio Vettore, docente di ingegneria informatica e ricercatore qui al Centro Nexa. Tra i corsi in cui insegno c'è anche uno all'Università di Torino, il Master del Giornalismo, che ha diretto per molti anni Anna Masella, e stasera ci sono anche molti studenti del Master. Buongiorno, io sono Anna Masella, giornalista, siamo amici da quando hai scritto il primo libro su internet. Sì, internet 96. Nel 96, 1996, quando io la Panorama facevo il sito di Panorama, e sono trustee del Centro Nexa. Marco Ricordi, con direttore del Centro. Maurizio Borghi, con direttore del centro e docente di diritto commerciale e proprietà intellettuale all'Università di Torino. Grazie, allora bentrovate e bentrovati, mi fa molto... Non so se volete proseguire il giro. Ho detto che forse se ci presentassimo tutti... No, non so se... Va bene, vai, gli altri sono vari. Al limite possiamo... Beh, ci sono professori... Sì, ci sono anche colleghi, non so se vogliono... Poi quando parleranno... Ecco, perfetto. Okay. Benissimo. Allora, innanzitutto grazie naturalmente dell'invito, mi fa molto piacere essere qui, capita abbastanza spesso in genere di guardarli in registrata su YouTube, ma di seguire gli eventi che organizzate, quindi sono molto contento di essere con voi oggi. Io... Seguirò una strada, diciamo, nel presentare un pochino il libro, seguirò una strada diversa da quella che seguo normalmente, perché normalmente
quello che mi viene chiesto è cos'è l'intelligenza artificiale, cos'è l'intelligenza artificiale generativa. Venire a fare qui una lezione introduttiva sull'intelligenza artificiale sembrerebbe un po' fuori posto, quindi cercherò piuttosto, intanto sarà l'occasione anche per parlare di alcune sezioni del libro su cui normalmente non mi viene chiesto niente o molto meno. E poi cercherò più che altro di dare un po' un'idea delle linee argomentative che ho cercato di seguire, del tipo di collegamenti che ho provato ad esplorare. Il libro in parte si ricollega al libro precedente, che pure c'ha un fuoco abbastanza diverso, però io partirei un momentino dal ricordare alcune delle tesi di base del libro precedente, l'età della frammentazione, perché questo spiega un pochino l'orientamento poi di questo libro. Nell'età della frammentazione io sostanzialmente ero partito da un interrogativo, cioè come mai i contenuti all'interno dell'ecosistema digitale sono tendenzialmente così frammentati. In particolare le forme della testualità digitale, che sono degli argomenti che a me interessa più direttamente, in rete tendono a essere molto molto frammentate. Dai messaggi WhatsApp, i post sui social network, i post sui blog, le mail, le forme della testualità digitale sono prevalentemente frammentate, mentre la forma libro, che è la forma di organizzazione più complessa, più sistematica delle conoscenze, lo strumento che abbiamo usato, che continuiamo a usare per trasmettere conoscenze complesse nello spazio e nel tempo, uno degli strumenti principali, in digitale ha relativamente meno spazio. Sappiamo che esistono i libri elettronici, per lo più sono, diciamo, le fotocopie digitali dei libri cartacei, tranne alcune eccezioni che l'editoria aumentata non ha avuto una grande fortuna, ci si aspettava moltissimo dall'editoria aumentata e non ha avuto una grande fortuna. E il mio interrogativo di partenza era perché questa forte frammentazione dell'ecosistema digitale. Andando a guardare in giro, tra le tesi che si trovano ce n'è una, secondo me, del tutto infondata, che dice che il digitale è frammentato perché parte dalla codifica binaria. Sono due cose completamente diverse. Il codice binario è un meccanismo di codifica dell'informazione, ma noi possiamo codificare tranquillamente in binario contenuti brevissimi, un tweet oppure guerra e pace. Non è quello che può fare la differenza. Nella situazione attuale noi possiamo avere tranquillamente in digitale non soltanto contenuti testuali lunghi, complessi e articolati, ma anche contenuti visivi. Un film di 3 ore oggi non pone nessun particolare problema, poteva essere 20 anni fa, ma oggi non pone nessun particolare problema di codifica digitale. La mia impressione, quello che ho cercato di articolare in quel libro, era che questa forte granularità dei contenuti online sia una condizione in parte contingente, legata alla fase di sviluppo della rete, del web, dell'ecosistema digitale nel suo complesso. Noi abbiamo molto spesso l'illusione di essere sempre alla fine della storia, mentre in questo caso la storia è ancora parecchio breve, e io avevo proposto, e ripercorrerei con voi molto rapidamente queste 3 o 4 slide, nel libro precedente avevo proposto una sorta di paragone un po' azzardato, ma forse tutto sommato di una qualche utilità, tra lo sviluppo della rete e lo sviluppo delle società umane. Il primo sviluppo della rete è legato, diciamo, la prima diffusione, gli home computer, i primi personal computer, la seconda metà degli anni 80, l'inizio degli anni 90, più o meno fino al web. Internet era, adesso io non parlo della preistoria degli anni 70, di ARPANET, ma l'internet che si comincia un briciolo a conoscere tra chi comincia a frequentare il mondo delle BBS, il mondo della rete nella seconda metà degli anni 80, è un internet che in un certo senso possiamo paragonare un po' all'età dei cacciatori e raccoglitori. Ci si collega per poco tempo alla rete via modem, si usano interfacce a caratteri, quello è un gopher, e per i più giovani non dirà assolutamente nulla, mentre per chi ha un po' più di anni sulle spalle è una, probabilmente si ricorderà, il Gopher Space.
siamo prima del web, e questa età è un'età in cui appunto ci si collega brevemente alla rete via modem, si comincia a esplorare questo territorio di rete completamente nuovo, un po' come fanno piccole tribù di cacciatori-raccoglitori, sono delle tribù di nerd con delle caratteristiche abbastanza particolari, quelle della, delle persone, diciamo, che hanno cominciano a usare gli home computer, per esempio in questo periodo è una cultura, quella di rete, prevalentemente giovanile e maschile, cosa che poi cambierà abbastanza nel corso del tempo. E si cattura quello che si trova e lo si porta nella caverna, cioè nel proprio computer, e si consuma il pasto informativo staccati dalla rete nel proprio computer. Assomiglia un pochino all'età dei cacciatori-raccoglitori. Più o meno come periodo io l'ho collocata da Wargames, che è un... Sono naturalmente tutte le date specifiche sono arbitrarie, però diciamo sono degli eventi un po' simbolo che danno. War Games è il primo film di larga diffusione in cui c'è l'immagine del nerd che da casa si collega al computer della scuola per cambiare i voti e poi si collega al computer del Pentagono dove rischia di far scoppiare una guerra termonucleare. La prima volta che l'immagine del ragazzino nerd entra nella cultura visiva di massa, diciamo, fino alla fase immediatamente pre-web, fino ai Gopher, che sono il primo strumento di organizzazione ipertestuale dell'informazione contenuta anche su server diversi prima del World Wide Web. All'età dei cacciatori-raccoglitori segue, diciamo, l'età del web, che può essere paragonata un pochino all'età, io credo, all'età dei primi centri urbani e dell'agricoltura, della coltivazione di informazione, diciamo. Perché? Perché i siti web, anche qui si cominciano a usare delle metafore spaziali che sono abbastanza, rivelano abbastanza. GeoCities, per esempio, è il nome, anche qui qualcuno dei più anziani ricorderà, di uno dei primi strumenti per creare siti in rete. Era tutto organizzato sulla metafora delle città. Parigi era un insieme di pagine web legate alle discipline umanistiche, alle arti. Atene era quella filosofia, l'area 51, fantascienza, fantasy. C'era tutta una metafora geografica. Il sito web era anche teorizzato, il sito web doveva essere sticky, appiccicoso, trattenere gli utenti al suo interno il più possibile. E l'idea era sostanzialmente quella del sito bacheca, del sito che raccoglie contenuti e informazioni. Questo modello di sito centrico del primo web dura più o meno dall'avvio del web. Anche qui la data scelta è puramente simbolica. Perché l'11 settembre? Perché l'11 settembre, con l'attacco alle Torri Gemelle, c'è anche in rete, intanto è il primo grande evento, diciamo, drammatico, che avviene in un panorama comunicativo e mediatico in cui il web ha una forte rilevanza, ma soprattutto vanno immediatamente in crash tutti i siti informativi tradizionali per sovraccarico di informazione, cioè una riproduzione del meccanismo denial of service, diciamo, il sovraccarico informativo fa andare giù i siti, la CNN, i principali siti informativi, che passano subito a una grafica molto essenziale, levano tutti gli orpelli per cercare di diventare il più leggeri possibili, ma soprattutto si creano spontaneamente tutta una serie di mirror, visto che i siti principali sono così affollati, utenti che hanno appunto accesso a GeoCities, accesso ai primi blog, cominciano a creare dei mirror dell'informazione in rete. Ed è la prima volta, forse, diciamo, che in maniera sistematica, improvvisa, l'informazione passa l'idea che l'informazione può essere virale, riprodotta e utilizzabile su siti diversi. Naturalmente, ripeto, è una data arbitraria, si potrebbe tranquillamente dire che tante cose ci sono anche prima, che in qualche modo la circolazione di informazione in rete avviene anche prima, però mi sembra uno dei momenti in cui si spezza un pochino l'idea del sito web come deposito statico di contenuti e comincia a filtrare l'idea che invece è l'informazione che può viaggiare, non è l'utente che deve andare necessariamente sul sito web a cercare informazione, ma è l'informazione che può viaggiare e diventare virale. E quindi è un po' il momento, coincide più o meno peraltro col momento tra cui tradizionalmente si parla del passaggio dal web 1.0 al web 2.0,
che in genere viene collegato ad altre cose, al convegno, in ogni caso diciamo più o meno il periodo è quello, e si passa a un periodo che possiamo un po' paragonare all'età dell'artigianato e del commercio, cioè dai siti web stanziali in cui si coltiva in maniera organizzata informazione, l'informazione comincia a circolare, a girare. Voi sapete che diciamo il meccanismo che c'è dietro i social network, in realtà diciamo una delle innovazioni principali che c'è dietro sono i cosiddetti feed RSS, con nomi diversi e in forme diverse, i social si scambiano le informazioni, costruiscono le pagine, diciamo, per aggregazione di contenuti granulari contenuti nei feed RSS. E questi contenuti sono contenuti appunto granulari. Il feed è un'aggregazione, un flusso di contenuti granulari. Un feed è un po' un rubinetto che gocciola contenuti, diciamo. Il nostro account su Twitter, su TikTok, su Instagram, su Facebook produce gocce, granelli di informazione che poi gli algoritmi mescolano, rimescolano e fanno circolare e girare. E questi contenuti sono normalmente autoprodotti. Le due caratteristiche che vengono normalmente associate al Web 2.0 sono lo user generated content, cioè l'autoproduzione di contenuti, e l'idea appunto che questi contenuti poi dopo viaggino, diventino elementi di questo ecosistema di forte granularità. Da questo punto di vista, diciamo, questa evoluzione, quello che ci dice è che la granularità è una condizione di queste prime fasi di sviluppo della rete. In forme diverse, per motivi diversi, in tutte e tre queste fasi tende a prevalere informazione fortemente granulare. Cosa che peraltro verso non stupisce neanche troppo, perché se noi pensiamo per esempio alle origini della scrittura, le prime, se noi andiamo a guardare le tavolette di Ebla, Amarna, le prime testimonianze scritte sono testi brevi, sono contratti, sono trattati politici e commerciali, sono preghiere, invocazioni agli dei, lapidi, ma sono tendenzialmente testi brevi. Per arrivare ai testi più lunghi, più complessi, diciamo uno dei primi è l'epopea di Gilgamesh, ma poi non so, i testi omerici, c'è un processo che prende parecchio tempo di passaggio dalla granularità, mentre la narrazione orale noi sappiamo che aveva già una sua forte complessità. Cioè al momento di iniziare la scrittura c'è una tradizione di narrazioni orali complesse, ma il tempo necessario perché l'abitudine alla complessità si trasferisse anche sul nuovo medium rappresentato dalla scrittura è un tempo abbastanza lungo. E più, direi in fasi molto accelerate, però in qualche misura fino all'epoca, diciamo, dello user generated content e dei social media, questa è anche la situazione della rete. In un certo senso non siamo ancora, siamo solo parzialmente in quella che potremmo chiamare l'età delle cattedrali, cioè della costruzione collaborativa di informazione complessa. In parte all'età delle cattedrali, diciamo, alcuni esempi, Wikipedia per esempio è un esempio di costruzione collaborativa, complessa, strutturata, progressivamente sempre più strutturata. Se guardiamo come funziona Wikipedia, è un buon modello di vedere, nel vedere come si passa da una informazione granulare, perché Wikipedia è comunque fatto di voci di enciclopedia, quindi di singoli oggetti granulari, che però progressivamente si collegano in un'impresa che poi alla fine ha una sua struttura molto più solida, molto più strutturata, appunto molto più complessa. E età delle cattedrali è ancora in prospettiva, rivoluzione industriale, il meccanismo di, per parafrasare il titolo di produzione di merci a mezzo di merci, diciamo in ambito economico, produzione di informazione a mezzo di informazione, che è quello che sostanzialmente succede anche con i sistemi di intelligenza artificiale generativa, produzione di informazione per mezzo di informazione, questi passaggi nell'età dei social, delle cose, eccetera, sono i passaggi che ci aspettano sul domani.
Se questa lettura è corretta, naturalmente può essere criticata da vari punti di vista, ma se questa interpretazione è corretta, la granularità, la forte granularità dell'ecosistema digitale non è un carattere necessario e stabile, essenziale del digitale, è un carattere contingente legato a un certo periodo di sviluppo della rete e degli strumenti di rete. Cioè ci troviamo in una fase ancora fortemente granulare, ma anche in digitale ci avviamo a nuove fasi di sviluppo in cui l'informazione organizzata, strutturata, complessa e anche la collaborazione nella produzione di informazione complessa diventa e diventerà sempre più importante. Nel libro precedente questa premessa qui mi serviva soprattutto per fare un discorso sul sistema formativo, cioè il nostro sistema formativo ha oggi diciamo studentesse e studenti che hanno delle fortissime capacità, molto maggiori di quelle che aveva la mia generazione, di movimento orizzontale da un'informazione all'altra, di passaggio veloce da un'informazione all'altra, e queste sono competenze che hanno la loro importanza, ma hanno una minore capacità di costruzione complessa verticale, proprio perché l'ecosistema comunicativo in cui si trovano a lavorare è un ecosistema, diciamo, il paragone superficie profondità non vuole essere un giudizio di valore, non voglio dire che ci sia superficialità nella, però c'è una forte abitudine a questo movimento tra informazioni granulari e c'è meno abitudine a costruire, interpretare e produrre contenuti complessi. Se l'ecosistema digitale si dirige in quella direzione, è importante che il nostro sistema formativo capisca quanto è importante dare competenze di complessità alle persone che oggi vivono in un ecosistema fatto soprattutto di comunicazione granulare, ma domani andranno in un mondo del lavoro in cui l'informazione, anche nell'ecosistema digitale, il lavoro con informazione complessa diventa un lavoro fondamentale. Questa era un po' la premessa. Nel libro precedente avevo cercato di concentrarmi su questi aspetti della frammentazione. In questo libro, diciamo, la mia idea, quando ho cominciato a lavorare al libro, la mia idea era dire, va bene, allora noi ci muoviamo verso informazione complessa. Quale informazione complessa? Quali sono i paradigmi? Quali sono i modelli? Quali sono le tipologie della complessità in digitale? Come si lavora a produrre, generare, costruire informazione complessa, strutturata in digitale? Naturalmente ci sono degli esempi che sono anche in parte dei controesempi al mio argomento generale. Per esempio, i videogiochi sono un campo in cui l'abitudine alla costruzione di contenuti complessi è partita abbastanza da presto. Quindi il videogioco è un esempio interessante di contenuto complesso e lo è abbastanza da presto. Ed è interessante il fatto che in un certo senso una delle forme di produzione di contenuti, perché il videogioco è comunque un contenuto informativo strutturato interessante, nuove, si orienta molto prima di altri verso la complessità. Cioè dove c'è un modello nuovo, il modello nuovo va rapidamente in direzione della complessità. In altri campi si fa più fatica a muoversi in questa direzione. Allora, cercando di riflettere su quali possono essere le forme, le modalità di organizzazione complessa dei contenuti in digitale, il primo modello che viene in mente, la prima riflessione che viene in mente è, beh, c'è qualche analogia, diciamo, tra questo discorso che sto facendo, più di qualche analogia, e l'idea, per esempio, della costruzione del web semantico. Sappiamo che l'idea del semantic web è un'idea, per certi versi, diciamo, si è anche dimostrata nei fatti, un'idea per certi versi utopistica, nel senso che il lavoro di descrizione, metadatazione dei contenuti che sarebbe necessario, già il passaggio dall'idea iniziale del semantic web a linked data è un passaggio che in qualche modo, diciamo, cerca di andare verso una precisazione e anche un po' semplificazione dei compiti che ci si pone. Però è un lavoro che si scontra con questa enorme difficoltà, cioè se noi vogliamo trasformare il web in un universo informativo organizzato, solido,
abbiamo bisogno di un enorme lavoro di metadatazione, di descrizione. E quello di cui ci siamo accorti è che in realtà non abbiamo la proporzione tra i produttori di contenuti e, tra virgolette, i bibliotecari della rete, i catalogatori, le persone che aggiungono metainformazione semantica in base a ontologie rigorose, in maniera formalmente solida. La proporzione c'è una sproporzione molto evidente. I contenuti che vengono prodotti sono molti di più. Naturalmente noi possiamo lavorare a questo punto su Linked Data in ambiti specifici, che è quello che si è fatto. Dove si lavora su Linked Data c'è una solidità molto maggiore e anche tutta una serie di problemi non banali, perché tutte le volte che dobbiamo costruire o scegliere, selezionare delle ontologie, dei sistemi di classificazione, ci sono grossi problemi di vario genere, dai problemi, diciamo, radicali, fondazionali, sulla costruzione delle ontologie, fino ai problemi pratici di quanto funzionano certe ontologie, quanto sono capaci di dialogare l'una con l'altra, quanto può funzionare lo scambio di dati. Però sicuramente quello è uno dei modelli su cui si è cominciato a lavorare ed è uno dei modelli verso cui è andato con decisione anche la parte di riflessione, per così dire, enciclopedica sulla rete. Wikipedia è anche da questo punto di vista un modello abbastanza interessante, perché è passata dall'idea di una enciclopedia, tra virgolette, diciamo modellata sul modello delle enciclopedie cartacee per certi versi, e peraltro con questo aspetto collaborativo un'enciclopedia programmaticamente anche un po' disordinata per certi versi, perché naturalmente dipende un po', almeno inizialmente, dal caso, dalla disponibilità dei volontari, su quali aree le voci di Wikipedia sono scritte in maniera più solida, su quali aree sono più deludenti. Però è un esempio interessante perché parte da questo tipo di costruzione, diciamo, di messa insieme di lavoro di volontari che nasce in forma ancora granulare, all'idea di adottare anche delle ontologie piuttosto rigorose, progetti come Wikidata, quindi diciamo passa, c'ha una sua evoluzione in direzione dei Linked Data. Allora, la prima parte, il primo tema che ho pensato di esplorare è proprio quello dei meccanismi di costruzione enciclopedica, sistematica del sapere in rete. E mi sono andato a riguardare un pochino, ed è stata un'esplorazione tutto sommato, questa è la prima parte del libro dell'architetto e l'oracolo, poi dirò qualcosa sul titolo, sono andato a guardare un pochino come funzionano, come ha funzionato, qual è stata la storia dell'enciclopedismo digitale. È stata un'avventura anche abbastanza di scoperta, devo dire, perché quando ho cominciato a occuparmi di questo argomento anche su sollecitazione, diciamo, in occasione di un convegno sull'enciclopedismo che aveva organizzato Luciano Canfora a Bari, e Canfora mi aveva chiesto di parlare della parte, diciamo, digitale dell'enciclopedismo, e un convegno peraltro molto bello, di quelli di forte erudizione, in cui da Fozio anzi da prima fino alle enciclopedie digitali. E lì io avevo pensato, a grandi linee si parte con le enciclopedie su CD-ROM, poi ci sono l'ibrido CD-ROM online e poi si arriva all'enciclopedia online. In realtà, lavorando appunto un pochino di ricerca, ho visto che in realtà non si parte con le enciclopedie su CD-ROM, si parte prima, si parte con dei primi sistemi che sono già in rete, cioè in realtà il primissimo esempio di enciclopedia su calcolatore è una cosa che fa la Rizzoli per l'Esposizione Universale di Bruxelles del 1956, ma quasi contemporaneamente c'è un altro esempio francese molto curioso, collegato a un personaggio curioso di cui pure un po' mi occupo nel libro. Poi arrivano abbastanza presto i sistemi di rete, i pre-Minitel, diciamo i primi sistemi di rete prima del Minitel, e poi il Minitel che dà accesso a delle enciclopedie che sono in quella fase esclusivamente testuali, perché non c'è la velocità necessaria né gli strumenti necessari per lavorare con grandi quantità di informazione digitale. Quindi queste prime enciclopedie online sono fondamentalmente
enciclopedie testuali. E il, tra i primi esempi di questo tipo, per esempio, c'è un sistema che era stato realizzato in 2000 case sperimentalmente intorno al 1980 dallo CLC, che è un'organizzazione che oggi, per chi si occupa del mondo bibliotecario, è familiare perché gestisce tutta una serie di cose, tra cui WorldCat. All'epoca era un centro, diciamo, di calcolo dell'Ohio che aveva lavorato a questo progetto sperimentale di collegamento di 2000 case con un sistema informatico molto elementare, appunto una specie di pre-Minitel, che però comprendeva anche la possibilità di interrogare online un'enciclopedia testuale. Quindi c'è una prima fase di enciclopedie testuali, alcune delle quali in rete, poi si arriva ai CD-ROM e i CD-ROM all'inizio riproducono, prima sulle hard disk, poi su CD-ROM, delle enciclopedie ancora testuali. Ci vuole un po' di tempo perché si comincia a pensare al CD-ROM come oggetto multimediale rispetto alle enciclopedie. Cioè, viene fuori una nuova idea, l'idea dell'enciclopedia multimediale, Encarta, che abbiamo probabilmente tutti presente. Che anno? E siamo intorno al 90, gli anni 90, tra il 92 e il 96, 97. E in carta la cosa interessante, uno in genere c'ha l'idea che Wikipedia sconfigge l'enciclopedia britannica, diciamo, per metterla in termini facili. No, è in carta che sconfigge l'enciclopedia britannica. In due o tre anni in carta distrugge completamente la britannica, nonostante la britannica avesse fatto un tentativo di produrre un CD-ROM anche prima di in carta, curiosamente anche in collaborazione con la Microsoft, ma quel primo tentativo la britannica era troppo preoccupata di una disruption, di problemi nel loro meccanismo di vendita, soprattutto con gli agenti, porta per porta, dell'enciclopedia cartacea. E quindi la prima versione su CD-ROM della britannica è data insieme all'enciclopedia cartacea. Quando la staccano costa una cifra fuori dal mondo, perché hanno paura di distruggere l'economia dell'enciclopedia cartacea. A quel punto, se tu vedi un'enciclopedia su CD-ROM a 500 o a 300 euro e arriva la Microsoft che te la vende a 500-300 dollari e arriva la Microsoft che la vende a 99, e per di più c'ha una capacità anche, diciamo, di costruzione dell'oggetto software molto migliore, diciamo, di costruzione dell'interfaccia, eccetera, è Encarta che distrugge sostanzialmente la Microsoft. E poi Wikipedia distruggerà Encarta, naturalmente. Encarta c'ha il suo momento di gloria negli anni 90, prima della nascita di Wikipedia, e poi nel momento in cui viene fuori Wikipedia, a un certo punto la Microsoft abbastanza presto si rende conto che Encarta non ha futuro. Nella prima parte del libro provo un pochino a raccontare questo sviluppo, che è anche una serie di episodi curiosi, per passare poi, nel caso di Wikipedia, dall'enciclopedia appunto costruita dai volontari in maniera abbastanza disorganizzata, a un edificio che cerca di utilizzare strutture di dati, ontologie un po' più solide, un po' più organizzate, e quindi al mondo, diciamo, del collegamento tra Wikipedia e Linked Data. Questo modello è il modello a cui in genere siamo abituati quando pensiamo alla produzione di informazione complessa, cioè un modello molto solido, molto pensato, molto classificatorio, che è molto diverso da quello che succede invece con i sistemi di intelligenza artificiale generativa. Quasi automaticamente, mentre lavoravo alla parte, diciamo, su questa prima parte sull'enciclopedismo digitale, veniva naturalmente il problema: ma come si colloca in tutto questo un sistema come ChatGPT, come l'intelligenza artificiale generativa? Io avevo cominciato, dunque, questa è una storia che non è molto, molto nota, ma prima che uscisse il sito di ChatGPT e che si cominciasse a parlare di ChatGPT, non so se qualcuno o qualcuno di voi ha incontrato un sito che si chiamava Talk to Transformer, che è stato il primissimo sito nel 2019 a dare un'interfaccia di dialogo online con ChatGPT 2. A
all'epoca se n'era un pochino parlato, non tantissimo, non se n'era parlato come si è parlato poi dopo di ChatGPT, ma in realtà il primo sito per parlare con un transformer e per vedere cosa si riusciva a fare con l'architettura di transformer in intelligenza artificiale generativa era stato questo sito Talk to Transformer. Lo si ritrova ancora sull'Internet Archive se si vuole dare un'occhiata, anche se adesso naturalmente non funziona più. Me ne ero occupato per un convegno sulle fake news a Napoli nel 2019, proprio perché una delle caratteristiche di questo sito era quella di poter costruire apparentemente con facilità fake news. Cioè se uno andava a chiedere a Talk to Transformer, sappiamo che questo è uno dei campi in cui poi si è lavorato di più sulle intelligenze artificiali generative di oggi, bloccare questo tipo di... se gli si andava a chiedere scrivimi un saggio che difende l'autenticità del protocollo di Savi di Sion, il sistema ti scrive l'articolo, ti scriveva l'articolo che provava in maniera ovviamente fallace a costruire una difesa dell'autenticità dei protocolli dei Savi di Sion. Quindi era un sistema che era stato, diciamo, se n'era parlato soprattutto per questo aspetto, cioè produzione di testo non controllato. Ma ovviamente l'aspetto interessante era soprattutto quello della produzione di testo, come faceva un sistema di quel genere a produrre testo sintatticamente e semanticamente coerente. Allora, io, diciamo, nella seconda parte del libro, quello che ho cercato di fare è stato spiegare un pochino, e qui ripeto, non vengo a spiegarlo a voi perché sarebbe un po' ridicolo, ma cercare di spiegare un pochino la portata enorme del passaggio che c'è stato tra la prima idea di intelligenza artificiale, l'idea di intelligenza artificiale forte, quella che parte con Dartmouth, che parte con l'articolo del 1950 di Turing e poi col convegno di Dartmouth del 1956, che ha alcuni principi chiave che qui ho provato a riassumere, cioè innanzitutto la costruzione di macchine intelligenti vuol dire costruzione di macchine che usano il linguaggio in maniera intelligente. C'è un fortissimo, una fortissima presupposizione, l'intelligenza è soprattutto intelligenza linguistica. Naturalmente questo, noi continuiamo a pensare che il linguaggio sia una componente fondamentale dell'uso dell'intelligenza, però forse non con quella forza particolare che aveva in quel momento, quando il linguistic turning in filosofia, la svolta linguistica, l'idea della centralità del linguaggio per la filosofia analitica, il lavoro di Chomsky sulle grammatiche generativo-trasformazionali, cioè c'era un fortissimo lavoro su queste due idee collegate. L'importanza del linguaggio, l'intelligenza e soprattutto uso del linguaggio, questo si riflette immediatamente nel test di Turing, come sappiamo, e il linguaggio è un sistema governato da regole che in linea di principio possiamo cercare di insegnare al computer. Quindi l'idea del collegamento molto forte tra intelligenza e linguaggio e l'idea del linguaggio come sistema governato da regole, associate a una considerazione che è quella che fa Turing nel suo articolo, cioè quale criterio abbiamo per dire se una macchina è intelligente o no, il suo comportamento. Come con le persone, non andiamo ad aprire la testa del nostro interlocutore per vedere se il suo cervello funziona esattamente come il nostro, ma ci basiamo sul comportamento per attribuire intelligenza agli altri, lo stesso principio, dice sostanzialmente Turing nel paper del 1950, deve essere applicato all'intelligenza. Una macchina intelligente, se si comporta in modo intelligente, per lui il comportamento intelligente è soprattutto un comportamento linguistico intelligente. Quindi queste sono le premesse dell'intelligenza artificiale forte che conosciamo della tradizione. Per tanto tempo il lavoro in quella che poi è stata chiamata intelligenza artificiale forte, che oggi a volte si chiama good old fashioned artificial intelligence, è quello, è questo paradigma. Costruire dei sistemi che sono dei sistemi sostanzialmente logico-linguistici. Quindi sono sistemi deterministici, sono sistemi in cui appunto c'è questa forte idea della centralità del linguaggio. La prima ricerca in intelligenza artificiale è sostanzialmente questa. Noi sappiamo che a un certo punto ci si rende conto, qui il passaggio di Minsky, dal Minsky che fa da consulente di Kubrick per 2001 Odissea nello spazio, per Al 9000, che quindi c'ha l'idea nel 1968
che nel 2001 si arriverà ad avere computer intelligenti del tipo di anno 2000. Minsky era stato il consulente di Kubrick e all'inizio era uno dei sostenitori dell'idea dell'intelligenza artificiale forte. Poi, soprattutto con la società, dal libro La società della mente in poi, anche un po' prima, cambia idea. C'è la sua frase famosa: io ho cercato di costruire computer intelligenti per 15-20 anni, in 20 anni l'unica cosa di intelligente che ho prodotto è mio figlio. I computer sono lontanissimi dall'arrivare all'intelligenza. Noi ricordiamo che a Dartmouth Simon diceva ci vogliono 20 anni per arrivare al computer intelligente. Cioè c'erano delle aspettative molto forti che sono state molto radicalmente deluse. Questo è interessante se noi lo confrontiamo con quello che succede adesso con l'intelligenza artificiale generativa. In un certo senso noi abbiamo avuto una prima generazione di intelligenza artificiale molto convinta di poter arrivare ad avere intelligenza artificiale forte, che non è riuscita ad arrivare a intelligenza artificiale forte, in 20-30 anni di ricerca e alla fine si è sgonfiata, mentre l'intelligenza artificiale generativa ha prodotto in pochissimo tempo molto più di quello che le stesse persone che avevano cominciato a lavorarci una decina, quindicina di anni fa si aspettavano. Cioè, da questo punto di vista è interessante anche la differenza di risultati che c'è stata. Comunque, per tanto tempo si è lavorato sull'intelligenza artificiale debole. Qui a me interessava osservare che il lavoro sulle reti neurali è interessante perché di reti neurali si parla già nel programma di Dartmouth, quindi 55, perché il programma è scritto l'anno prima dell'incontro, sono una delle strade. Ma nel 55, quando si pensa alle reti neurali, si pensa sostanzialmente al neurone MP, cioè adesso ne parliamo tra un secondo, a un modello deterministico, logico deterministico di rete neurale, molto lontana dalle reti neurali, cioè abbastanza lontana dalle reti neurali di oggi. C'è poi il libro di Minsky e Papert che affossa per parecchio tempo la ricerca sulle reti neurali e le reti neurali tornano, questa è un'evoluzione che adesso vediamo un momento in dettaglio, ma è interessante osservare che le reti neurali partono con l'intelligenza artificiale forte, accompagnano l'intelligenza artificiale debole e arrivano fino all'intelligenza artificiale generativa. In un certo senso si sono rivelate il tratto, la strada, il percorso che ha fatto più strada. Adesso io non mi fermo qui sul fatto della distinzione tra intelligenza artificiale generale, general AI, narrow AI, che è una distinzione che conosciamo, che riprende in parte, in una forma un po' diversa, la vecchia distinzione tra intelligenza artificiale forte e intelligenza artificiale debole, anche se non è proprio la stessa cosa. Non discuto deep learning, machine learning, più o meno sappiamo. Accenno soltanto, giusto per dirvi qual è la strada che ho seguito nel libro per cercare di spiegare, perché qui c'era una premessa importante. Quando ho cominciato a occuparmi di queste cose, molte delle cose che circolano sui temi dell'intelligenza artificiale generativa sono di un deludente, di un vago, di un approssimativo sconfortante. È come se molte delle persone che scrivono su questi temi scrivano a partire dalla loro esperienza di utenti di ChatGPT, ma senza aver fatto un minimo di sforzo per capire, almeno a grandi linee, cosa c'è dietro. Allora, uno degli sforzi che ho fatto intanto è stato quello di cercare io di capire come funzionavano questi sistemi, cosa tutt'altro che banale. Io in università avevo fatto programmazione logica, per fortuna Lisp, Prolog, tutti strumenti che erano orientati verso il vecchio modello di intelligenza artificiale. Di linguaggi come Lisp, il Prolog, del tipo di usi che si faceva di quei linguaggi in quell'epoca, credo che sia rimasto, nonostante il fascino, diciamo, per chi ha vissuto quell'età, è rimasto abbastanza poco. Gli strumenti oggi sono completamente diversi, mi sono dovuto rimettere a studiare Python, io pensavo di avere già dato con Lisp, Prolog, C, Basic, tra i 20 e i 30 anni, mi sono dovuto rimettere a vedere alcune cose, e io nel libro cerco di spiegare l'evoluzione in maniera abbastanza semplice, partendo dal neurone MP, McCulloch e Pitts, che sono
neurofisiologo e un logico che si mettono insieme già negli anni 40, producono un modello computazionale del neurone che sostanzialmente è un modello totalmente classico, deterministico, cioè il neurone è una macchina computazionale che riceve degli input che possono essere 0 e 1 e dà un output che può essere 0 e 1. E per cui, non so, possiamo avere un neurone AND che si comporta come l'AND e dà 1 se tutti gli input sono 1, il neurone OR che dà 1 se almeno uno degli input è 1. Questo è il primo modello di neurone su cui si comincia a lavorare. È un modello totalmente logico, deterministico. Poi con il percettrone che si passa da un modello di quel tipo a un modello diverso. Innanzitutto c'è l'idea che i valori di input non debbano essere necessariamente solo binari. Poi c'è l'idea che non tutti gli input per ogni neurone dato, non tutti gli input abbiano lo stesso peso e quindi si introduce la nozione, l'idea del peso. Per cui noi abbiamo gli input x1, x2, x3, xn e ciascuno di questi input ha un peso che determina quanto quell'input è importante per il neurone. Banalmente, se noi moltiplichiamo, diciamo, l'input per il peso, abbiamo il fattore che per quel determinato input è considerato dal neurone. E dentro il neurone c'è una funzione che passa dall'essere una funzione deterministica netta, cioè, per esempio, il neurone è attivato se la sommatoria pesata degli input è superiore a 0,50, per esempio, deterministica, passa a essere una funzione di attivazione probabilistica. Cioè la somma pesata dei valori di input determina la probabilità che il neurone emetta segnale 1. Questi inizialmente, anche per Rosenblatt, anche il percettrone emette il segnale di uscita è soltanto 1,0. Il neurone si attiva o non si attiva. L'attivazione del neurone dipende da una funzione probabilistica e non più deterministica. Quello che, diciamo, in genere cerco di far capire anche nel libro è quanto sia radicale questo passaggio dall'idea di un meccanismo deterministico all'idea di un meccanismo statistico probabilistico. Perché a questo punto, se noi abbiamo una rete neurale che è costruita con una funzione di attivazione statistico probabilistica e nella rete ci sono molti neuroni e molti strati di neuroni, già questo ci dice che noi non possiamo mai avere, seppure dominassimo, poi vedremo che neanche dominiamo veramente l'architettura interna della rete, ma se anche la dominassimo, potremmo fare soltanto le previsioni probabilistiche sugli output. Quindi non è più, le reti neurali passano dall'essere in qualche modo una componente non molto importante del lavoro in intelligenza artificiale forte classica, deterministica, ad essere un modello del tutto nuovo. Sappiamo che è stato importante per rallentare, in un certo senso, anche se è un libro importante quello di Minsky e Papert, però di fatto l'effetto che ha avuto è stato quello di rallentare la ricerca in intelligenza artificiale, perché Minsky e Papert hanno dimostrato che una rete neurale costruita, come abbiamo visto prima, con i percettroni di Rosenblatt, non è in grado di gestire XOR, cioè un operatore logico molto di base, e questo ha sembrato affossare completamente la ricerca in intelligenza artificiale. C'era ancora il paradigma logico, cioè l'intelligenza artificiale deve riprodurre il ragionamento logico, e il ragionamento logico è un ragionamento logico-linguistico governato da regole. Se non sa gestire XOR non serve a niente. In realtà poi si è visto che il risultato di Minsky e Papert è corretto, ma vale soltanto se c'è un solo strato di neuroni intermedi. Quindi in realtà non si può generalizzare. Reti neurali con maggiore complessità e con più strati di neuroni intermedi, le cosiddette reti neurali profonde, possono funzionare tranquillamente anche nel riprodurre il funzionamento di XOR. Non hanno quei limiti specifici. E peraltro probabilmente a chi lavora oggi sulle reti neurali profonde di XOR non importa più tantissimo, nel senso che non è più quello il paradigma su cui si comincia a lavorare. Su questa base riprende, diciamo, il lavoro e si arriva all'intelligenza artificiale generativa. Noi sappiamo che tendenzialmente si è lavorato soprattutto nella tradizione dell'intelligenza artificiale debole, inizialmente su reti neurali discriminative.
e poi progressivamente su reti generative. Io qui non mi soffermo più di tanto, anche perché sono delle cose che in questo contesto credo siano assolutamente familiari, su come funzionano i meccanismi di generazione, sulla questione di, diciamo, su come lavorano i corpora. Vorrei fermarmi un momento sulla questione dell'embedding. Voi sapete che tendenzialmente noi alimentiamo i sistemi di intelligenza artificiale generativa con grandi quantità di testi, se sono sistemi che lavorano su, fermiamoci per un momento, sui sistemi monomodali che lavorano sul testo. ChatGPT di base nasce come sistema, adesso non lo è più, ma nasce come sistema totalmente monomodale, viene addestrato sui testi, il prompt è testuale e produce testi. Oggi abbiamo sistemi multimodali, però ChatGPT nasce come sistema monomodale. L'addestramento avviene prendendo i testi e scomponendoli in token, cioè in parole o parti di parole. Poi su questo torno un momento, perché c'è uno degli aspetti secondo me più curiosi che riguarda proprio la questione della tokenizzazione. Il sistema prende un token, per esempio gatto, cane, qui c'è un esempio che riguarda gli animali, e due particolari dimensioni. La dimensione e la cuteness, quanto sono carini gli animali, cioè quanto sono grandi e quanto sono carini. Allora, la tarantola è piccola e molto poco carina, il gattino è abbastanza piccolo, molto carino, l'elefante è molto grosso ed è piuttosto carino, ha una certa cuteness. Queste sono due dimensioni possibili. Ora, voi pensate che in un sistema, diciamo, di intelligenza artificiale generativa, per ogni token, una parola o un pezzettino di parola, si costruisce questa enorme matrice numerica che sostanzialmente noi qui abbiamo dato per esempio due esempi specifici di dimensioni che hanno valore semantico per noi, ma noi non sappiamo quali dimensioni effettivamente considera un sistema di questo genere al suo interno. Sicuramente ci sarà qualcosa di vicino alla cuteness, ci sarà qualcosa di vicino alle dimensioni, alla dimensione, diciamo, grande o piccolo, però noi non sappiamo esattamente, sappiamo soltanto che per esempio per elefante, per gatto, per cane, il sistema costruisce un'enorme matrice di valori numerici, ciascuno dei quali in qualche modo rappresenta numericamente l'uso del termine nel corpus, l'uso del token nel corpus, coglie qualcosa dell'uso del token nel corpus. La tokenizzazione è fatta a livello molto granulare, molto basso. I token, abbiamo detto, sono parole o parti di parole. Qui faccio appunto questa osservazione che io trovo molto curiosa. Uno dei risultati, ma qui c'è Maurizio Lana che su questo è l'esperto, diciamo, non sei lì dietro, quindi Maurizio potrebbe parlare molto meglio di me di questo. Però uno dei dati interessanti che riguardano i programmi di attribuzione dei testi, e direi anche in fondo uno dei dati sperimentali nel campo delle digital humanities, che delle volte sono considerate un ambito in cui non si possono fare vere e proprie scoperte, in realtà si possono fare delle scoperte. Una delle scoperte che abbiamo fatto nell'ambito delle digital humanities è che i programmi di attribuzione dei testi, cioè come si fa ad attribuire un testo all'autore A o all'autore B, è possibile costruire un programma informatico che, avendo contezza dei corpora testuali sicuri attribuibili, per esempio, non so, a Svevo e a Pirandello, poi ci dice: mi pare, Maurizio, che tu abbia lavorato su Gramsci, l'edizione nazionale delle opere di Gramsci. Ci sono degli articoli su Ordine Nuovo che alcuni sono firmati ma altri no, e noi non sappiamo se l'ha scritto Gramsci, se l'ha scritto Terracini, se l'ha scritto Tasca, le persone che collaboravano a Ordine Nuovo erano diverse. Però abbiamo dei testi di Gramsci, di Terracini, si può costruire un programma che attribuisca un editoriale non firmato a uno di questi autori. Allora, la prima idea che viene naturale a chi si occupa un pochino di semantica, di semiotica, di critica testuale, è quella di dire: benissimo, usiamo la stilometria, cioè andiamo a guardare il lessico utilizzato, andiamo a guardare la lunghezza media delle frasi, andiamo a guardare l'uso della punteggiatura, cioè caratteristiche che ci sembrano distintive dell'uso del linguaggio. Con questi meccanismi sono stati costruiti dei programmi di attribuzione testi che
poi Maurizio mi corregge se sbaglio, ma diciamo che tendenzialmente hanno, tra autori abbastanza vicini, hanno una precisione del 75%, 80%, cioè sono ragionevolmente affidabili, ma non veramente affidabili. Poi a un certo punto è venuto fuori, credo che sia stato soprattutto un programmatore serbo tra i primi a proporre questa idea, ed era un programmatore giovane e che probabilmente non sapeva nulla di stilometria, perché se voi l'aveste chiesto a un professore l'idea di usare, anziché il lessico, cioè delle caratteristiche macroscopiche, di usare bigrammi e trigrammi a livello di caratteri. Quindi oggi piove lo scomponiamo in oggi, gi, spazio, spazio p, bigrammi o trigrammi, e andiamo a guardare la frequenza dei bigrammi e dei trigrammi. Io credo che se avessimo detto in anticipo a uno studioso di critica letteraria attribuiamo i testi in questo modo, ci avrebbe detto siete pazzi, la percentuale di bigrammi e trigrammi sarà, per chi parla italiano, sarà più o meno la stessa per tutti. Quello che cambia saranno le parti più un po' più macroscopiche, il lessico, appunto, quelle cose che dicevamo prima. Invece con i bigrammi e i trigrammi si raggiunge una precisione di attribuzione dei testi molto maggiore. Cioè è come se il meccanismo di generazione del testo, o almeno è come se ci fosse qualcosa nel meccanismo di generazione, di produzione di testi, di distintivo tra persone diverse. Fra l'altro questo risultato non riguarda soltanto l'alta letteratura, funziona anche se noi andiamo a guardare i testi che potrebbe scrivere chiunque di noi. Il tratto che distingue di più un autore dall'altro è la frequenza relativa dei bigrammi e trigrammi. Questo è un risultato estremamente curioso. C'è una spiegazione o è un risultato sorprendente? Poi lo chiediamo a Maurizio, lui come lo spiega. Io ho sentito spiegazioni di vario genere che vanno c'è un elemento musicale nel linguaggio, ma mi sembra un ricorso a una metafora più che una spiegazione vera e propria. Quello che possiamo vedere, cioè a me sembra curioso il paragone con i sistemi di intelligenza artificiale generativa, perché noi sappiamo già oggi che esistono alcuni sistemi di intelligenza artificiale generativa che producono testo sinteticamente e semanticamente coerente partendo dai bigrammi e dai trigrammi, cioè una tendenza che c'è in intelligenza artificiale generativa dove sono partiti da bigrammi e trigrammi di parole e poi man mano hanno ridotto i token, la dimensione dei token, cioè si è andato sempre più verso una tokenizzazione fine. E adesso ci sono anche sistemi, probabilmente in questo momento funzionano meno bene di quelli con tokenizzazione intermedia, diciamo, però ci sono anche sistemi che producono appunto testi sintatticamente e semanticamente coerenti lavorando su bigrammi e trigrammi di caratteri. Io trovo, diciamo, senza voler, non ho né la competenza per poter dire questo significa che noi produciamo testo come ChatGPT. No, quello che sappiamo è che il nostro cervello intanto usa meccanismi abbastanza diversi di collegamenti tra i neuroni, ci sono mediazioni elettriche, mediazioni chimiche, cioè sappiamo che è abbastanza complicato. L'analogia tra... sappiamo che il lavoro sulle reti neurali è partito dall'idea di ispirarsi a quello che sapevamo del funzionamento del cervello. Quanto oggi il lavoro sulle reti neurali ci possa dire sul funzionamento del nostro cervello, in particolare sui nostri meccanismi, per esempio di produzione linguistica, io appunto non ho la competenza per arrischiarmi a dirlo, però la mia impressione è che in qualche modo stiamo cogliendo qualcosa, ed è un'impressione che è legata anche all'enorme rapidità con cui sostanzialmente dall'articolo del 2017 sull'attenzione, il famoso articolo dei ricercatori di Google che propone un meccanismo di architettura che nella predizione, perché poi la rete neurale come cosa fa? Generativa, produce un token dopo l'altro in maniera statistico-probabilistica usando un fattore di lieve attenuazione della previsione probabilistica del token più probabile, che è la temperatura del sistema, ma produce un token dopo l'altro, un output che diventa sorprendentemente corretto semanticamente e sintatticamente. Cioè per noi, per le persone che lavorano a questi sistemi, è sorprendente, ed una delle cose più sorprendenti è quanto siano divise queste persone tra loro nel giudicare il lavoro che stanno facendo. Questo è uno dei dati che
diciamo, credo faccia riflettere di più. Allora, io nel libro ho provato a spiegare un pochino questo meccanismo che normalmente, quando ci parla di intelligenza artificiale generativa, viene, non è spiegato, o è dato per scontato se uno è a un livello molto alto, oppure diciamo, è totalmente saltato e si guarda soltanto a ChatGPT come oggetto che produce testi. È un peccato non fare lo sforzo, anche perché qualcosa di questi meccanismi di produzione, secondo me, è estremamente interessante, insomma, è abbastanza sorprendente. Adesso io non proseguo su questa strada, accenno soltanto, prima di fermarmi per le domande, al fatto che quindi la seconda parte del libro tocca questi temi e io provo a confrontare tra di loro il meccanismo architettonico sistematico e questo meccanismo predittivo oracolare che c'è dietro, statistico probabilistico, quindi un modello completamente diverso. Provo anche a riflettere sul fatto che questi modelli probabilmente possono anche collaborare, nel senso che uno dei problemi classici, appunto, di chi lavora nell'ambito linked data è la questione di chi fa tutta la metadatazione. Sorprendentemente noi possiamo avere dei sistemi che funzionano sulla base di principi del tutto diversi, ma che poi possiamo addestrare per diventare molto bravi a metadatare in base a ontologie diciamo abbastanza forti, rigide, rigorose. Possiamo usare i sistemi, diciamo, oracolari per lavorare e produrre informazione che fa crescere anche i sistemi architettonici. Io ho usato la metafora dell'oracolo e dell'architetto. Chi ha visto Matrix, il ciclo di Matrix, sa che tratta in parte da lì, però mi sembrava che funzionasse bene per rappresentare questa differenza tra questi due modelli di generazione di contenuti abbastanza diversi. Poi nella terza parte del libro ho provato a mettere alla prova questi due modelli su un campo che per me è particolarmente affascinante, quello delle memorie personali. C'è tutta una tradizione di studi sulle cosiddette personal digital memories. Sappiamo che col digitale è esplosa la nostra produzione di memorie. La scrittura era già una prima esternalizzazione della memoria, in cui usiamo un supporto esterno per una parte della nostra memoria. Siccome la nostra memoria è parte costitutiva della nostra identità, l'uso di un supporto esterno per la memoria è qualcosa che ha delle conseguenze anche filosoficamente rilevanti sulla riflessione sulla nostra identità personale. C'è tutta la teoria della mente estesa, che provo un pochino a discutere con i suoi aspetti, diciamo, interessanti e i suoi aspetti un po' discutibili. E cerco di vedere come anche nel campo delle memorie digitali personali, che esplodono con le fotografie che ciascuno fa sullo smartphone, con i big data personali sugli spostamenti, tutto quello che Google Maps sa dei nostri spostamenti e così via, c'è un'esplosione di dati, di memoria personale frammentata, esternalizzata, in parte anche senza che noi ne siamo pienamente consapevoli. Possiamo lavorare con strumenti, per esempio, di intelligenza artificiale per mettere un po' di ordine, organizzare, rafforzare il nostro controllo sulle memorie personali. Questo, secondo me, è un campo, diciamo, abbastanza interessante e ho usato questo banco di prova per discutere un pochino del collegamento tra i due modelli e anche per raccontare alcune storie che sono abbastanza interessanti su questa idea della costruzione di memorie digitali complete, un sogno, diciamo, un sogno o un incubo, a seconda dei punti di vista, su cui si è lavorato e si è anche scritto parecchio. Poi nell'ultima parte, diciamo, io mi ero chiesto se farla in un appendice, poi ho deciso di metterla nel libro, di rischiare a metterla nel libro, e ho parlato un po' di fantascienza, perché la fantascienza è un altro campo. La fantascienza tendenzialmente, a me piace abbastanza, tra le varie definizioni in parte sono state date di fantascienza, quella di speculative fiction, narrativa di speculazione, cioè una parte, forse la parte più interessante per certi versi della fantascienza, mette alla prova delle idee, prova alla prova narrativa delle idee speculative, la costruzione di un mondo possibile in cui vedere cosa succede partendo da certe assunzioni. E mi sembrava interessante anche un modo, diciamo, per chiudere il libro, quello di prendere tre, ho preso tre testi di fantascienza,
due sono testi classici, il ciclo della fondazione di Asimov e Snow Crash di Stephenson, che chi si occupa di fantascienza conosce. L'altro è un testo molto meno valido dal punto di vista narrativo, molto meno conosciuto, che si chiama Virtual Librarian, che però è curioso perché sembra proprio specificamente prefigurare l'idea di intelligenza artificiale generativa, quindi anche se è un testo molto deludente dal punto di vista sia stilistico sia del contenuto, era un esempio interessante in qualche modo di anticipazione in ambito fantascientifico di alcune di queste idee. Ho provato a dare un po' un quadro del libro e a questo punto... Intanto... Forse ecco, se puoi staccare il prezzi in modo che vediamo chi è collegato, se qualcuno vuole fare domande da remoto. Eccolo, perfetto. Lo vediamo. Aspetta che credo di poter interrompere. No, vabbè, ma già così va benissimo. Sì, okay. Sì, se no interrompo la condivisione. No, l'importante è poter vedere se qualcuno ci rivolge domande anche da casa. Va bene, io svolgo intanto il ruolo semplicemente di moderatore, no? Raccolgo le domande. Visto che faccio il moderatore, magari approfitto del privilegio di poterti porre io per primo una domanda. Allora, io sono sempre stupito quando guardo sia, diciamo, il modo in cui funziona il web semantico, sia il modo in cui funziona ChatGPT, comunque i large language models, perché si basano, secondo me, su dei principi di... analisi dell'informazione, poi di organizzazione dell'informazione, che non tengono conto del significato dell'informazione stessa, no? Perché poi i bigrammi e i trigrammi non hanno nessun significato, no? Poi tu i token normalmente ancora sì, ma i bigrammi, esatto, e i trigrammi. Ma anche, siccome ho lavorato con Giuseppe Futia, che si è occupato proprio di web semantico, lui mi ha insegnato delle cose che mi hanno molto interessato. Anche quando tu fai dei tag per descrivere determinati tipi di contenuti, usi delle ontologie, eccetera. Però comunque di solito tagli i temi di cui si parla in un testo, ma mai i significati, no? Perché sai che, per esempio, sì, in linguistica c'è la differenza topic focus, ecco, sì, e il significato è l'insieme di topic focus. Quindi mi chiedo come mai noi viviamo in un'epoca in cui per costruire queste cattedrali, per costruire dei metatesti che aggreghino dei testi, abbiamo bisogno di strumenti che, diversamente dall'essere umano, che invece il significato lo sa riconoscere, non lo riconoscono. E quindi creano, diciamo, delle cattedrali, o senza usare la metafora delle cattedrali, comunque dei contenuti complessi che non sono intelligentemente complessi, sono stupidamente complessi, perché semplicemente ti sanno tenere insieme, che ne so, tanti argomenti diversi, ma non i significati, no? Le posizioni che per esempio noi prendiamo sugli argomenti complessi. L'uomo questa cosa la saprebbe fare, no? Quindi per esempio io, che ogni tanto mi chiedo con i miei studenti di semiotica delle culture digitali, che senso ha, no, che noi usiamo questi strumenti, e mi interrogo pure sul mio futuro di professore, no, perché mi chiedo, certo, ma con ChatGPT, con strumenti di information retrieval che funzionano bene, io avrò ancora una funzione. L'uomo ti sa aggregare i contenuti in una maniera in cui ti fa vedere che certi sono il contrario di certi altri, certi approfondiscono certi altri, eccetera, e ti sa fare un testo che tiene insieme tanti testi che magari ha letto in una maniera semanticamente significativa, pertinente, forte, è il ruolo del professore, di chi scrive i libri, eccetera, eccetera. Ma perché viviamo in una società in cui questo non lo vogliamo? Dunque, credo che ci sarebbero diverse considerazioni da fare. Non so se so rispondere compiutamente alla domanda, però ci sono due aspetti che secondo me è interessante considerare. Questo tipo di considerazioni sono state alla base, qualche anno fa, degli esperimenti fatti con le folksonomies. Cioè, si è detto, anziché cercare di utilizzare delle ontologie formali controllate, lasciamo taggare gli utenti. Per esempio Amazon a un certo punto ha avviato la sperimentazione, permettendo ai propri utenti di taggare liberamente i libri, i contenuti di Amazon.
Il problema che viene fuori, diciamo, a livello un po' più alto è quello che le nostre, diciamo, i nostri meccanismi di classificazione in genere sono incoerenti, cioè da qualche parte ci sono delle incoerenze. Quindi se noi vogliamo gestire questi sistemi poi in qualche modo, dobbiamo trovare il modo di gestire delle incoerenze che a volte sono molto forti. L'altra questione che viene fuori è che noi in realtà usiamo delle galassie abbastanza diversificate di meccanismi di attribuzione di significati, per cui per esempio era molto carino il caso dei libri di Harry Potter, della serie di Harry Potter, perché lasciando libertà di tag, diciamo, le bambine e i bambini li taggavano come, per esempio, il mio miglior libro, il libro più bello che ho letto. C'erano parecchie taggature di questo tipo. Oppure, Expecto Patronum, il nome di uno degli incantesimi della... Oppure Magia. I bibliotecari non catalogherebbero mai in questo modo, cioè in un certo senso, diciamo, dal tuo punto di vista, il bibliotecario è già un pochino un essere umano deviante, perché ha la tentazione di utilizzare, di cercare, però quel tipo di catalogazione attraverso ontologie, in qualche misura ontologie formali, eccetera, è molto potente nel momento in cui io devo fare ragionamenti, recuperare informazione, cioè devo lavorare su quella informazione. Mentre se provassi a lavorare su questa dimensione più umana dei significati, avrei molti problemi poi a tirarne fuori concretamente qualcosa. Credo che questa sia una delle ragioni. Poi c'è un altro aspetto che è interessante, cioè quello che sembra suggerirci questo andare alla fortissima granularizzazione, quello che sembra suggerirci in un certo senso anche il dato sui sistemi di attribuzione dei testi, è che in qualche modo, adesso io la metto in un modo, diciamo, rischioso dal punto di vista filosofico, ma che in qualche modo i significati siano delle proprietà emergenti da un sostrato in cui prevale una fortissima microstruttura. Come se la nostra capacità di lavorare su significati, di costruire significati, fosse in qualche modo una proprietà emergente. Qui il tema delle proprietà emergenti è un tema molto delicato, naturalmente, anche perché quando si parla di sistemi di intelligenza artificiale generativa, chi parla di proprietà emergenti pensa soprattutto alla coscienza, cioè a proprietà emergenti di livello molto alto. In realtà le proprietà che è interessante considerare quando ci si chiede se alcuni di questi sistemi abbiano proprietà emergenti, adesso sarebbe assurdo chiedersi se è cosciente ChatGPT oggi come oggi. Sul futuro sono totalmente divise le persone che lavorano su questi sistemi, però che ci siano altri tipi di proprietà di emergenti di livello più basso, e qui l'idea che anche alcune di queste caratteristiche di costruzione di significati possano essere in qualche modo le proprietà emergenti anche in noi stessi da sistemi di livello molto più basso, mi sembra un'idea abbastanza interessante da esplorare. Poi non ho nessuna pretesa, naturalmente, di questo può in parte, diciamo, aiutare a colmare il gap tra un livello in cui di significati tendenzialmente quasi non si parla. In un certo senso l'embedding di un token è un tentativo di rappresentazione dell'idea di significato come uso. Cioè, se andiamo a guardare cos'è l'embedding di un token, è il tentativo di cogliere l'uso del token nel corpus. Dobbiamo sempre ricordarci che è relativo al corpus, e quindi corpora diversi producono allineamenti, risultati molto diversi nel comportamento del grande modello linguistico, dell'LLM. Va bene, io adesso mi taccio, tanto avrò il piacere di cercare con te di approfondire queste cose. E quindi lascio la parola a chi vuole interagire, visto che prego già. Molto interessante, molto bello. Io ho una curiosità legata alla prima parte, quella appunto più specificamente connessa alla granularità delle informazioni sul web. E in particolare, visto che c'è stata tutta questa bellissima parentesi storica che mi ha riportato anche un po' indietro, eccetera, io volevo chiederle se aveva analizzato, avuto modo comunque di prendere in esame questa questo elemento che secondo me è sempre un po' sottovalutato e che invece per me era onnipresente. Io mi ricordo proprio l'esperienza personale internet dell'inizio degli anni 2000 e roba del genere,
che è il problema dello spazio e della banda conseguente, no? Cioè, noi oggi abbiamo banda infinita, gigabyte su gigabyte, terabyte e terabyte di storage ovunque, e quindi, cioè, possiamo addirittura avere un problema opposto di sovrabbondanza di informazioni, per cui anche le cose più stupide e inutili rimangono all'infinito, no? Magari video di YouTube di ore e ore che occupano giga e giga e non se li vede nessuno, per esempio, no? Per dire una cosa che occupa tanto spazio. Ecco, io mi ricordo che all'inizio degli anni 2000, l'equivalente di quelli che poi sono diventati social network, per esempio i forum o cose di questo tipo, tu andavi a postare un'immagine che era superiore a 2 megabyte, ti insultavano te, probabilmente tua madre, bannato, finito, e la volta dopo ci pensavi a passarla al Tiny JPEG o a quello che erano all'epoca. Dopodiché, appunto, questo è cambiato, perché da una parte, e tra l'altro, ulteriore curiosità, all'epoca cioè, si era abituati a, no, un discorso del genere di pochezza, di ristrettezza, gli SMS, per esempio, erano vincolati a 150 caratteri, e qualcuno poi si è fatto anche furbo in qualche modo e ha sfruttato questa cosa per farsi soldi, come Twitter, in un periodo in cui già non c'era più, no, questo problema. Ecco, quindi, secondo me, io volevo appunto chiederle se era d'accordo con me nel ritenere, se aveva fatto l'analisi su questo, circa il fatto che la relativa sopportazione degli utenti a un certo genere di contenuto più o meno granulare è stata, come dire, un'evoluzione naturale del fatto che c'erano delle ristrettezze tecnologiche. E quindi, essendosi sviluppato l'internet su queste ristrettezze tecnologiche, chi dialogava su internet all'inizio, perlomeno, la generazione prima, anche quella di cui faccio un po' parte io, era abituata a essere, no, stringato, limitato e così via. Sì, questo è sicuramente un fattore che c'è, ne ho un pochino discusso per esempio nel passaggio, della progressione di costruzione di strumenti enciclopedici diversi che avevano via via più spazio a disposizione. Quindi questo è un elemento che è sicuramente importantissimo. È come se a ogni stadio, cioè adesso noi abbiamo a disposizione molta più memoria. Io questa questione della memoria, diciamo, di quanta memoria c'è a disposizione, io mi ricordo il mio primo home computer in assoluto era una mattonelletta nera che era il Sinclair ZX81, il primo computer che ho avuto io. In università avevamo già un PET CBM in cui Cirese, l'antropologo, lavorava a provare a formalizzare le relazioni di parentela nelle popolazioni africane, ma io avevo questo ZX81 che aveva un K di memoria, per cui con un K di memoria si faceva veramente pochissimo. A un certo punto è arrivata l'espansione da 16K, che era una cosa traballante che si doveva tenere ferma con l'elastico, perché se appena si spostava tutto quello che era stato messo nei 16K di espansione si perdeva. Quindi effettivamente c'è stata una progressione, e in un K si riusciva per esempio a programmare il tennis con le due racchettine, il primo programma in assoluto che si è fatto all'epoca, era le due righine con la pallina che andava da una parte all'altra. E quindi questa questione della memoria a disposizione è una questione sicuramente importante, ed è secondo me la spiegazione di come mai, no, diciamo, a differenza di quanto sia avvenuto con la scrittura, in cui supporti abbastanza ampi, volendo, dal momento in cui si sono cominciato a usare le tavolette d'argilla, insomma, poi il Gilgamesh su tavolette d'argilla ci è andato, il supporto influenza lo stile, per cui il Gilgamesh c'ha questo carattere episodico che corrisponde un po' tipo serie televisiva, che corrisponde al fatto che è scritto su tavolette d'argilla separate, per cui quando si è trovato una tavoletta nuova colmava un buco nella serie, però si riusciva comunque. Invece nel digitale è come se assimilata la granularità di livello di base con pochissima memoria a disposizione, c'è un po' più di memoria a disposizione, cresce la quantità di memoria a disposizione, però noi continuiamo ad avere ancora bisogno inizialmente di contenuti granulari, perché nella poca memoria iniziale non c'entrava l'immagine, una singola immagine di per sé è un contenuto granulare, però prima di poter usare bene, avere abbastanza spazio come abbiamo oggi per lavorare con tutte le immagini che produce il nostro telefonino ad alta risoluzione, abbiamo avuto bisogno di poter lavorare con le immagini più piccole. Questo è abbastanza chiaro nello sviluppo, per esempio, delle enciclopedie su CD-ROM, prima su Laserdisc, poi su CD-ROM, poi su DVD. In questi passaggi qui c'è l'idea di cercare di allargare i contenuti multimediali sia come quantità sia come qualità.
Però in un certo senso questa dimensione della granularità continua a essere presente nei social network. Forse c'è anche una componente, come suggerisci tu, di abitudine alle ristrettezze di prima, diciamo. Però continua a esistere anche nel momento in cui in teoria potremmo lavorare con contenuti molto più lunghi. C'è una tendenza interessante, perché una delle obiezioni anche sensate che mi sono state fatte al libro precedente era: tu sei, in genere mi dicono sempre che sono troppo ottimista, io in genere mi considero pessimista, non so come mai, ma tu sei troppo ottimista nel pensare che si vada verso un aumento di complessità. Però se si va a guardare la lunghezza media dei video su YouTube, il fatto per esempio che TikTok è partito con 15 secondi, poi progressivamente, dopo un periodo in cui tutte le lunghezze medie sono diminuite, adesso ricominciano a salire. In tutto tranne nei brani musicali, però nei brani musicali c'è molta più abitudine a costruire playlist, che in un certo senso sono il meccanismo di costruzione e complessità nella musica. Quindi, diciamo, in generale mi pare che anche questo andamento indichi un certo recupero di complessità, facilitato dal fatto che abbiamo molto più spazio a disposizione. Vedo che ti sono anche arrivate delle domande online. Provo a prenderne una online e poi torniamo a quella. Facciamo un po'. Allora, vado a recuperare, vediamo di andare dalle prime. Il sito archiviato sulla Wayback Machine. Sulla Wayback Machine c'è soltanto, diciamo, poco più dell'indirizzo, mi pare, della mascherina. Comunque il sito si chiamava Talk to Transformer, tutto attaccato, ed è stato uno dei primi, cioè è stata la prima interfaccia chat con un transformer che produceva testo. La prima interfaccia chat con ChatGPT. Per qualche motivo questa informazione è saltata e tutti dicono ChatGPT è nato. ChatGPT in realtà era già accessibile alla versione 2 attraverso questo Talk to Transformer. Allora, ascoltando il suo intervento, sembrerebbe che il progetto delle intelligenze artificiali non sia mai stato prettamente biomorfico, bensì sociomorfico, con l'obiettivo di codificare forme di interazione nello sviluppo delle stesse intelligenze artificiali. Possiamo pertanto affermare che le ricerche verso l'automazione si siano alimentate anche grazie alle spinte sociali che hanno promosso l'idea dell'auto-organizzazione. Possiamo ribaltare la posizione della corsa bellica, il principale motore di sviluppo delle intelligenze artificiali. Io qui farei una distinzione che c'è già in un certo senso quando si parla dello sviluppo di Internet. Sapete che chi discute della storia di Internet, ci sono le due grandi, è un prodotto della ricerca, è un prodotto dell'industria bellica, o comunque dei sistemi, diciamo, di ARPA, dell'Advanced Research Project Agency, che era un'agenzia della difesa americana. Internet è stata un'integrazione di due cose di natura abbastanza diversa, nel senso che molti soldi sono venuti da ARPA e dal ministero, diciamo, dall'ambito della difesa americana. ARPA era nata per cercare di superare lo svantaggio che si aveva l'impressione gli Stati Uniti potevano avere dopo lo Sputnik, quindi era nata come agenzia della difesa sulla ricerca avanzata. I finanziamenti venivano da lì, però poi nel momento in cui li davano in mano a ricercatori che lavoravano in ambito universitario, eccetera, questi soldi venivano molto spesso spesi anche in direzioni diverse da quelle strettamente funzionali solo alle necessità della difesa. E quindi c'era una sorta di dialettica tra la fonte dei soldi e sicuramente... Io ho l'impressione che questa dialettica continui ad esserci. Cioè, negli Stati Uniti in particolare, adesso molta parte dei finanziamenti sono anche finanziamenti che vengono dal mondo della finanza, per l'appunto. Quindi al mondo, diciamo, della difesa si è affiancato come grande finanziatore della ricerca un mondo della finanza a volte abbastanza spericolato, no? In forme diverse, non meno preoccupante di quanto non sia il... Però c'è sempre il fatto che poi i ricercatori che usano questi soldi hanno la loro idea su cosa gli interessa nel fare ricerca. Quante siano le varie componenti, cioè quanto, per esempio, negli sviluppi dell'intelligenza artificiale di oggi, quanto derivi da un lavoro, tra virgolette, proprio di ricerca
intellettuale, se volete, anche se ovviamente sono lavori molto applicativi, quanto derivi dagli interessi finanziari a cercare di da finanziamenti che vengono dall'ambito finanziario e quanto derivi dall'ambito bellico e della difesa, come siano le proporzioni tra queste cose, non saprei rispondere, ma ho l'impressione che tutte e tre siano componenti importanti. Il finanziamento, diciamo, l'aspetto della difesa continua a essere molto importante in tanti settori di punta dell'informatica, dal lavoro in realtà virtuale, realtà aumentata. Noi pensiamo alle applicazioni, ai giochi, alle cose, ma in realtà sistemi di realtà aumentata servono anche appunto gli aerei che vanno a bombardare, devono avere una visione sui sistemi d'arma. Quindi quell'elemento c'è sempre. Temo che non possiamo sottovalutarne l'importanza, nel senso che temo che sia comunque una fonte importante di ricerca che viene fatta. Ho raccolto altre tre domande, una di Giuseppe, una di Ludovica e una di Vera. Forse il primo che ho visto alzare la mano è Giuseppe. Quindi... Poi cerco di riprendere anche un'altra delle domande lì. Dunque, innanzitutto grazie per la presentazione, perché ha toccato molti punti che io ho lavorato e mi trovo a lavorare da un punto di vista tecnico, se vogliamo. E volevo proporre, diciamo, tre spunti di riflessione. Il primo è di natura, potremmo dire, storica, nel senso che nel periodo che lei ha individuato dal 2001 in avanti della granularità, paradossalmente è stato proprio l'anno in cui Timberlake ha presentato il progetto del Semantic Web. Quindi, diciamo, l'architetto già immaginava la cattedrale. Sì. E questo forse poi è stato anche il suo limite, nel senso che lui ha provato a mutuare, diciamo, dei concetti, dei principi di sistematizzazione della conoscenza da applicare al web, quando forse il web in quel periodo non ne aveva bisogno, perché, diciamo, come ha detto lei, il fatto di sistematizzare la metadatazione in maniera avanzata è un processo costoso, che richiede tempo, che richiede denaro. Lo si sarebbe fatto senza avere dei sistemi agents, se vogliamo, che erano in grado di interrogarlo e sfruttarlo al massimo, e dall'altra parte questi sistemi agent non sono stati sviluppati perché nessuno ha rilasciato la conoscenza sistematizzata in questa maniera. Però è interessante, no? Che la granularità... Assolutamente, in un certo senso anche Ted Nelson ha lavorato molto nello stesso, diciamo, da un punto di vista diverso da quello di Tim Berners-Lee, ma sulla stessa idea di costruire sistemi strumenti architettonici forti, diversi da quelli del Semantic Web, però anche Ted Nelson con il progetto di Xanadu, addirittura ancora prima, aveva la stessa idea. Quindi il tentativo di organizzare architettonicamente c'era, ma sfuggiva, nel senso che lo sviluppo concreto della rete andava apparentemente in una direzione in parte diversa. E poi su questo penso che ci sia anche un problema, come dice spesso anche Marco, di governance e piattaforme, nel senso che quel tipo di infrastruttura tecnologica immaginava che i dati fossero sul web, mentre i dati in realtà noi li vediamo attraverso il web, ma non sono sul web, sono su Facebook, Instagram, YouTube, Google, quindi sono dentro le piattaforme, quindi... un problema non più soltanto tecnologico di sistematizzazione, ma proprio di rapporti di relazioni di potere. E questo è il primo punto che volevo proporre. Il secondo era che io con GPT e ChatGPT lavoro quotidianamente. La mia impressione, forse è una metafora un po' azzardata, però GPT sta alla produzione del linguaggio come la lavastoviglie sta a lavare i piatti. Nel senso che noi, per progettare una macchina che lavava i piatti, potevamo costruire un robot che aveva la nostra stessa complessità a livello articolare di mano, braccio, cervello, coordinazione, oppure potevamo costruire una vasca che si riempiva e lavava i piatti. Per GPT potevamo fare un lavoro di reverse engineering nel nostro cervello, come diceva lei, riuscire a scandagliare tutti i processi elettrici e chimici del nostro cervello, oppure potevamo costruire una macchina che semplicemente produceva token in una sequenza di natura statistica e costruire un sistema che produce linguaggio in una maniera assertiva e verosimile, che poi è il linguaggio che noi utilizziamo quotidianamente. Cioè, quando qualcuno ci parla, nel 99% dei casi, vista la complessità del mondo, noi non sappiamo se quello che dice è giusto. Però se parla in maniera verosimile, in maniera assertiva, ci convince. E GPT fa questo lavoro. Produce linguaggio statisticamente in maniera assertiva. E quindi per noi è tra virgolette credibile
da quel punto di vista. E l'ultimo punto, che è legato alla fine della sua presentazione, sull'aspetto tecnologico. Lei ha sottolineato questa opportunità di riuscire a sfruttare in maniera fruttuosa entrambe le potenzialità, no? Ed è sicuramente vero, nel senso che io sto vedendo che il mio lavoro sta cambiando molto, nel senso che io, parte del mio lavoro, tra virgolette, produco knowledge graphs o ontologie, se vogliamo, a partire da dati non strutturati. Questo tipo di lavoro prima richiedeva mesi in cui bisognava annotare dei dati, potenzialmente dovevano annotare gli esperti di dominio, mesi in cui si testavano diversi modelli. Questi modelli spesso sono generalisti, quindi non erano adatti, per esempio, ad un dominio applicativo specifico, e quindi bisognava individuare un sistema per farli funzionare in quel contesto. Oggi è cambiato tutto. Cioè, oggi io definisco un prompt, definisco degli esempi, e lui, con un'altissima percentuale che non è raggiungibile dai modelli precedenti, riesce a costruire un knowledge graph, o un'ontologia se vogliamo, di un livello estremamente alto. E quindi da un punto di vista anche tecnologico e di approccio alla sistematizzazione della conoscenza, sta cambiando tutto. Quindi niente, questa è una cosa che... No, sono, diciamo, la prima e la terza osservazione sono perfettamente d'accordo e diciamo... anzi, sono integrazioni molto utili. Sono d'accordo anche sulla seconda, anche se la mia impressione, non so se sia corretta, però la mia impressione è che è vero che, in un certo senso, questa metafora molto bella della lavatrice e della lavastoviglie e del modo in cui noi laviamo i piatti a mano, che è più elaborato, diciamo. La lavastoviglie fa un lavoro, in un certo senso, più semplice. Però progressivamente noi... quindi peraltro, cercare di fare reverse engineering del funzionamento del nostro cervello, probabilmente non abbiamo ancora abbastanza conoscenze neanche per provarci lontanamente, diciamo. Però mi pare che da una parte e dall'altra, cioè sia dal lato dell'aumento delle progressive conoscenze nell'ambito delle neuroscienze su come funzionano gli scambi di informazioni all'interno del cervello, sia dal lato della costruzione dell'architettura dei transformer, cioè in realtà se noi andiamo a guardare l'architettura interna dei transformer, è complicatissima e progressivamente diventa più complicata. Quindi è vero che in un certo senso è un meccanismo più facile rispetto a andare a vedere come funziona il nostro cervello, però è un meccanismo più facile in cui noi stiamo continuando adesso a fare aggiustamenti di architettura interna piuttosto complesse, piuttosto sofisticate, nel senso che certe cose un pochino il funzionamento interno dei transformer le ho capite, alcune altre cose faccio veramente fatica, ho cercato di farmi dei pezzetti di programma per capire, ma alcune delle cose sono veramente hard, non sono per niente facili da capire. E appunto ci sono delle cose che io per primo non ho chiare. Ma quello che vedo è che il lavoro fine di aggiustamento di queste architetture interne costruisce dei sistemi che in realtà non sono semplicemente, diciamo, una vasca in cui immergiamo i piatti da lavare, ma cominciano ad avere le loro dita e e da questo punto di vista io non so se a un certo punto non ho veramente abbastanza, però sarei molto curioso, una delle cose su cui il futuro ci potrà dire qualcosa è se effettivamente dalle due direzioni si va verso un terreno comune oppure se sono due strade completamente sganciate l'una dall'altra. Questo io ho l'impressione, ancora non lo sa neanche chi lavora a questi sistemi, e credo che questa sia uno degli aspetti più interessanti che ci potranno dire in futuro, ed è anche uno degli aspetti che spiega come mai ci sono previsioni e, tra virgolette, ideologie così diverse tra persone che lavorano magari allo stesso identico progetto, costruendo cose che sono molto simili. Grazie mille, mi sono dei ringraziamenti perché insomma molti spunti dalla sua presentazione. Siamo partiti dall'analisi della frammentarietà nell'informazione contrapposta al libro. Siamo partiti ad esempio del libro. Nicolas Carr lo ha definito, parlava di linearità del libro nella costruzione del senso. E poi, partendo da questo punto, insomma, ho una curiosità connessa a un aspetto finale che ha anche richiamato Giuseppe sul ruolo della collaborazione tra, diciamo, il sistema
l'approccio architettonico e quello probabilistico, quello oracolare. Ero curiosa di sapere, insomma, quale fosse il suo punto di vista sul destino del libro, soprattutto considerando che lei, diciamo, ha detto che ha una visione ottimistica su un sistema che va verso una possibile complessità nuovamente. Diciamo mi chiedevo in questa dinamica. Dunque, mi dicono che sono ottimista, io non mi sento necessariamente particolarmente ottimista. Comunque, su questo, diciamo, nel libro io provo a... c'è un capitolo che è legato anche a una discussione piuttosto allargata in una lista che si chiama Il Grillo Parlante, che è una lista che è stata promossa, diciamo, dal Forum del Libro come discussione sul futuro dell'editoria, a cui partecipano, insomma, parecchie persone che si interessano, diciamo, di questi argomenti. Per quella lista mi era stato chiesto di fare qualche considerazione sul rapporto, appunto, tra intelligenza artificiale generativa e mondo dell'editoria in generale, mondo del libro in particolare, e provo, diciamo, a fare in questo capitolo alcune previsioni o alcune considerazioni su questo rapporto. Dal punto di vista, diciamo, di chi si occupa del mondo dell'editoria, produzione di libri, eccetera, la prima questione è stata l'uso di questi sistemi per produrre contenuti editoriali di vario tipo. Quello su cui già sono piuttosto bravi, se ci si mette, è la questione della grafica, per esempio la costruzione delle copertine. Midjourney, la copertina del mio libro è fatta, diciamo, in triangolazione tra me, Midjourney e la grafica della casa editrice, ed è venuta fuori una copertina che a me personalmente, poi è questione di gusti personali, però piace molto di più, per esempio, della copertina del libro precedente, che era stata fatta tutta dalla grafica dell'editore, forse perché ci ho messo le mani anch'io, quindi mi sono sentito in qualche modo partecipe anche di una cosa su cui non ho particolari competenze, anzi. Però, diciamo, il versante della grafica si riescono a fare delle cose piuttosto notevoli, secondo me. La questione della produzione di contenuti editoriali complessi, di libri, eccetera, ci sono già su Amazon un'infinità di libri, tra virgolette, prodotti da ChatGPT, di interesse francamente abbastanza scarso, però ChatGPT permette di fare delle cose curiose. Uno degli esperimenti che stavo provando a fare in questi giorni, non so se poi, è quello di produrre una versione grafica, a fumetti, diciamo, di un capitolo del libro. Perché lì si riesce abbastanza a interagire, cioè una persona, naturalmente chi fa il grafico, chi fa il disegnatore, guarda queste cose con giustificato, per certi versi, orrore. Sapete che ci sono forum o piattaforme dedicate appunto alla creatività grafica, eccetera, che hanno bandito i contenuti prodotti dalle intelligenze artificiali generative o li guardano con... più che sospetto, diciamo, con decisa antipatia, per usare una metafora. Però, per esempio, per una persona come me che non ha particolari capacità di produzione di contenuti grafici, l'idea di poter lavorare io a costruire una versione, diciamo, in graphic novel di alcune cose e vedere cosa viene fuori è una cosa che altrimenti non avrei potuto fare. Quindi c'è un empowerment, da questo punto di vista c'è un empowerment notevole. Quindi la collaborazione da sistema oracolare verso sistema tradizionale? Sì, in un certo senso sì. Noi non abbiamo parlato in particolare di quello che è uno degli sviluppi più interessanti del futuro, cioè lo sviluppo di sistemi multimodali, cioè già del presente, nel senso che Gemini è multimodale, ChatGPT nella versione 4V è già multimodale, diventerà probabilmente ancora di più. E i sistemi multimodali sono quelli che lavorano insieme su contenuti testuali, immagini, suoni. C'è un sistema molto impressionante sviluppato da Meta, questo nel libro non ne parlo perché è successivo, ma è uno dei temi su cui, se dovessi appunto fare un aggiornamento, sicuramente ne parlerei. C'è un sistema molto interessante fatto da Meta, che è un sistema multimodale che usa immagini, suoni, testi, le immagini di una telecamera termica, quindi dati di temperatura,
e delle immagini e dei dati di profondità, quindi dei dati 3D, per costruire un sistema multimodale che lavora su tutte queste modalità. E la cosa notevole che loro hanno scoperto è che nel fare, diciamo, nel costruire l'equivalente, quando è solo un modello linguistico si chiama large language model, quando è un modello visuale linguistico si chiama visual language model. Per questi sistemi che uniscono più modalità non c'è un'etichetta singola, però sono appunto sistemi multimodali. Nel costruire l'equivalente allargato alle varie modalità del grande modello linguistico, basta che si diano delle corrispondenze tra le immagini e ciascuna delle altre modalità, cioè immagini e testo, immagini e dati della telecamera termica, immagini e suoni, e il sistema poi allinea tra di loro tutte le modalità usando l'immagine come ponte comune. E questi sistemi fanno delle cose impressionanti che manifestano alcune proprietà emergenti, appunto di tipo non cognitivo, che meno di coscienza, però manifestano alcune proprietà emergenti interessanti. Cioè, se uno chiede a un sistema multimodale di questo tipo, partendo dall'immagine di un gabbiano e dalla parola gabbiano e dal suono delle onde del mare, e di produrre un'immagine, il sistema produce un gabbiano sulla spiaggia. Cioè il sistema è capace di integrare queste informazioni che gli arrivano da modalità diverse in un'altra modalità ancora in cui vengono utilizzati i dati. In questo spazio di embedding che comprende oggetti di natura così diversa, il sistema si crea degli allineamenti e una capacità di muoversi su questi contenuti diversi che è piuttosto impressionante. Grazie per la lezione. Io volevo fare una domanda, spero che non sia una domanda che non c'entra niente, però volevo riferirmi all'ultima parte del tuo intervento. Una cosa che hai accennato, poi per ragioni di tempo non approfondito, per questo sono anche curiosa di farti la domanda e poi di leggere anche il libro, vale a dire il rapporto tra memorie digitali e la questione dell'identità personale. È accennato appunto a questo, cioè hai detto appunto che la questione che le memorie digitali sono ritenute sempre più rilevanti, no? Per la questione dell'identità personale. Allora la domanda, siccome mi occupo anche di identità personale, sappiamo da filosofi e di filosofi che definire identità personale è una cosa estremamente complessa, no? Dall'inizio della filosofia, insomma. Quindi probabilmente potrà essere anche che in futuro, grazie a queste nuove tecnologie, diciamo, le disfunzioni che abbiamo oggi di identità personale ci porteranno ad un nuovo concetto di identità personale. Però, almeno, soprattutto se leggo letteratura non filosofica riguardo, anche se talvolta anche tra filosofi e filosofi, cioè penso a Freud, tanto, c'è l'idea in qualche modo di, non dico relegare del tutto l'identità personale, la nostra capacità, a il mantenere traccia, a non dimenticare nulla, no? Che ha a che fare con preservare un certo tipo di informazione. Questo sembra un po' una cosa un po' angusta, no? Che l'identità personale possa essere ridotta un po' a questo. E poi ci sempre viene in mente il personaggio di Funes, di Borges. No? Che ricordava tutto che non è che ha vissuto tanto bene, insomma, no? Che quindi c'è un po' l'idea quando in certi ambiti si parla, no? di definire chi siamo, un po' come dice Floridi, no? Almeno sembra arrivare a questa conclusione, siamo le informazioni. Sì, un'aggregazione di no? E quindi sembra un po' che l'idea abbastanza diffusa sia un po' questa, insomma, in ambito soprattutto magari non di una filosofia. Quindi volevo sapere se tu nel libro ne parlavi di questo e cosa ne pensi. Questo problema specifico direi che nel libro non è toccato, anche se la questione generale, per esempio nel libro parlo di un esempio che a me ha colpito molto, che è quello dei memofilm. C'è un regista bolognese che aveva il padre malato di Alzheimer e quindi aveva il problema, diciamo, di questo padre che tutte le mattine gli chiedeva della moglie che era morta e lui da regista ha pensato: io adesso faccio un montaggio di 15 minuti di immagini, insomma cerco di costruire quello che lui ha chiamato poi memofilm,
un filmato di 15 minuti, 20 minuti, mezz'ora, che ricostruisce un pochino la storia personale dell'individuo, e lo faccio vedere a mio padre ogni mattina. E hanno visto che questa cosa è straordinaria, è stata avviata per una sperimentazione in collaborazione con l'ospedale maggiore di Bologna, hanno visto che questa cosa è straordinariamente efficace, questa idea del memofilm. Cioè, sono d'accordo con te che pensare all'identità personale esclusivamente in termini di come se noi fossimo una specie, diciamo, di aggregazione di memoria è probabilmente limitativo. Però sicuramente, naturalmente, questa è una componente, questa componente è molto importante. Senza memoria, l'identità personale, diciamo, indubbiamente, appunto, anche malattie come l'Alzheimer, diciamo, le memorie hanno sicuramente un ruolo importante in tutto questo. E questa idea del memofilm, appunto, io la cito in un capitolo del libro, mi sembra interessante, nel senso che questo tipo di ricostruzione, in un certo senso, è uno dei molti tentativi che poi hanno tutti i problemi di funes el memorioso, diciamo, dal punto di vista, però, di ridurre la persona all'insieme delle sue memorie. Però questo tentativo di memoria totale c'ha una sua storia nel digitale, perché il digitale è stato visto da molti come una ingegnere della Microsoft, molto simpatico, famoso, adesso mi sfugge il nome, ma nel libro c'è anche questa storia qui, che aveva costruito il medaglione per registrare il video e l'audio di tutto quello che lui faceva nella sua vita, l'idea di questa registrazione totale, che storicamente ha avuto una notevole importanza, perché il software che lui aveva costruito per mettere insieme i dati del GPS che si portava addosso, che all'epoca erano degli oggetti, i dati della telecamera, i dati del registratore audio, è una specie di anticipazione dei software che usiamo oggi, di Google Maps, di questo tipo di software, diciamo, di conservazione che ti conserva, software che conservano le fotografie che hai fatto georeferenziate, quindi sul proiettato su una mappa geografica, eccetera. Molto viene da questo lavoro di questa singola persona che per 15 anni, 20 anni ha registrato tutto quello che faceva con questo dispositivo, e dietro c'era l'idea: io in questo modo, in qualche modo, costruisco un'immagine di me stesso. È chiaro che l'immagine di se stesso che si costruisce in questo modo è limitata, però qualcosa di insieme di affascinante e di folle c'è in questa idea, e chi adesso con l'intelligenza artificiale generativa lavora anche seriamente in Canada, tra Derek De Kerckhove in Italia e il gruppo canadese, stanno lavorando su tutti i testi di McLuhan per cercare di creare una versione di un sistema di intelligenza artificiale generativa che sia addestrata, diciamo, in cui si parte dall'LLM, poi lo si distilla e gli si aggiunge un contesto molto ampio, perché questa è pure una delle tendenze, direi, su cui si sta lavorando adesso, quella di aumentare il peso del contesto, in modo da costruire dei sistemi. Il contesto all'inizio è solo il nostro prompt. Il modello ha i suoi pesi, i suoi valori addestrati prima, questo addestramento richiede un sacco di tempo, un sacco di energie, e quindi i pesi e i valori del modello sono quelli, ma poi con il meccanismo dell'attenzione dedichiamo attenzione anche al contesto, e l'uscita, diciamo, la produzione del modello è fortemente influenzata dal contesto. Una tendenza è sicuramente quella di allargare i contesti. Se noi abbiamo, diciamo, dei valori e pesi originari che sono il risultato di un modello distillato, e poi lavoriamo molto a modificarli sulla base di un contesto specifico, che è per esempio tutto l'insieme delle memorie personali della persona X, otteniamo una specie di fantasma digitale della persona X. Cosa otteniamo effettivamente? Questo arriva alle punte di follia di quelli che vogliono far rivivere i morti attraverso i sistemi. Ci sono tutta una serie di progetti, November, ci sono in rete dei progetti francamente, diciamo, da guardare con più, sembrano delle volte più patologici, che in cui si dice: noi ti costruiamo l'avatar virtuale della persona cara che hai perso, tu ci dai tutto quello che hai di quella persona, tutti gli scritti, tutte le fotografie, tutte le registrazioni, e noi facciamo l'equivalente digitale con cui tu puoi ritornare a parlare. Questo c'è qualcosa di patologico, ciascuno supera i lutti come crede, però c'è qualcosa chiaramente di fortemente patologico,
E credo che la tua osservazione è che effettivamente non siamo solo la somma delle nostre memorie, però l'idea, l'impressione è che la somma delle nostre memorie sia una componente molto importante di quello che siamo. Posso aggiungere una cosa su questo? Ah, è estremamente interessante, no? Però questa cosa non riesce a spiegare una cosa su cui i filosofi sono molto, no, come sai, concentrati, cioè il fatto che non spiega come la memoria, in qualche modo, questo tipo di idea di memoria, possa, come dire, spiegare l'identità attraverso il tempo. Io, come la maggior parte di noi, abbiamo dimenticato gran parte delle cose che abbiamo fatto nel nostro passato. Io non mi ricordo a 4 anni, tipo, non so, le esperienze che ho avuto, no? Molti di noi ricordano delle cose assolutamente stupide, no? Che cose le selezioniamo, certe ce le inventiamo. Non solo, però per delle ragioni molto complesse, filosofiche anche, in primis, come filosofo dico, da spiegare, ritengo di essere la stessa persona. Sebbene gran parte delle informazioni non ce l'ha più, non le ricordi più, no? E questo è qualcosa che ci costituisce. Poi sì, e fra l'altro, diciamo, da questo punto di vista c'è un'identità degli oggetti nel tempo, il famoso esempio della banana in frigorifero di Achille Varzi, c'è l'identità degli oggetti, al di là della nostra identità personale, l'identità di un oggetto nel tempo, un oggetto, una banana, non ha ricordi. Cambia molto radicalmente nel tempo in cui stai nel frigorifero, ma progressivamente, cioè il frigorifero magari dura di più, fuori dal frigorifero dura di meno, ma la sua, in qualche modo la riconosciamo come la stessa banana, come lo stesso... Per cui la memoria è assolutamente un po' importante nell'identità, però non riesce, a spiegare l'identità da questo punto di vista. La stessa persona. Ritengo di essere la stessa persona anche quando le informazioni lo fai. Lei tesse. Però non nel senso che sono Alzheimer. Va bene. Sempre sulla... No, scusatemi, io voglio ringraziarti moltissimo, devo allontanarmi, chiedo scusa, ma raramente ho sentito una cosa più interessante, più affascinante, per cui ti ringrazio moltissimo. Grazie, grazie a voi dell'ospitalità. Arrivederci. Sempre sulla memoria c'è una domanda online, che mi sono anche molto Vediamo, interessa. Allora... nel libro parla della progressiva esternalizzazione di memoria e conoscenze nell'ecosistema digitale, come già avvenuto nel passaggio dall'oralità all'alfabetizzazione. Nell'ambito dell'insegnamento, secondo lei certe nozioni e conoscenze enciclopediche tradizionalmente interiorizzate diventano obsolete in virtù di questa natura estesa della persona? Qui naturalmente c'è anche il tema che è collegato anche a quello che diceva Primavera, cioè la questione anche della teoria della mente estesa. Si dovrebbe discutere questa teoria della mente estesa, che è una teoria che in filosofia è stata discussa da molti punti di vista diversi, suscita certi tipi di perplessità, per altri versi forse coglie qualche cosa di un cambiamento che c'è. Che qualcosa di tradizionalmente interiorizzato diventi obsoleto come conoscenza interiorizzata e si trasferisca fuori, credo che sia abbastanza evidente, nel senso che anche semplicemente i numeri di telefono. Io da ragazzo mi ricordavo un'ottantina di numeri di telefono, adesso è molto se ne ricordo 2, perché stanno tutti su quell'oggetto, diciamo che è lo smartphone, che sicuramente è una componente in qualche modo, è eccessivamente forte considerare lo smartphone come una componente della mia mente, però chi discute la teoria della mente stessa sostanzialmente dice: guardate che non è tanto facile mettere il confine tra la mente e il fuori della mente nel momento in cui, cioè pensare alla mente come collocata, noi pensiamo alla mente normalmente come comunque collocata nel cervello. E questo non è così banale, perché stabilire dei confini tra un ambito e l'altro è una cosa complicata. Le discussioni sulla mente stesa su questo sono molto interessanti, nel libro c'è un accento, cioè ci sono dei riferimenti, e ci sono delle indicazioni anche a libri che discutono, insomma, più approfonditamente il tema. Maurizio Lana. Su questo tema della mente estesa, credo che sia interessante ricordare, lo conosci certamente, un articolo che è stato pubblicato negli anni 60 da Jesse Ablick Leader sul bollettino intitolato Man Computer Symbiosis, dove il tema della simbiosi uomo-computer fa pensare a delle cose fantascientifiche, no? Mentre il tema, già in quello scritto di Rick Leader, secondo me necessario da leggere per tutti quelli che non l'abbiano mai letto, è che
umani e computer interagiscono e in questa interazione si potenziano. Sotteso era il grande tema poi di Engelbart del potenziamento dell'intelletto umano. No? Sì. Allora, anche rispetto ai temi di questa sera, io credo che sia molto interessante notare che alcune delle cose che sono emerse vedono, penso soprattutto ai sistemi di intelligenza artificiale, vedono i sistemi di intelligenza artificiale come sistemi che operano in domini specifici, per esempio, non so, quello che ricordavi tu, la costruzione di knowledge graphs, piuttosto che i sistemi di intelligenza artificiale conversazionali che alla loro espressione massima ci chiediamo come possano fare, arrivare a produrre effettivamente contenuti testuali significativi. No? Allora, sono come due dimensioni diverse in cui credo quella della produzione testuale significativa, corretta, rilevante, posizionata nello stato del mondo, eccetera, una specie di faro che sta sparando una luce pazzescamente forte, intorno alla quale però avvengono cose probabilmente più interessanti perché sono più utili, come per esempio il supporto che ti può dare la costruzione del knowledge graph, ci sono modelli linguistici che sono in grado di fare l'esportazione in testo di qualunque contenuto audio in qualunque lingua, no? Allora pensiamo anche soltanto a come i contenuti audio-video sono di fatto inutilizzabili negli spazi di ricerca, perché come fai a individuare che cosa è stato detto, che quella, no? C'eri, ti sei preso, capite? Allora, abbiamo delle attività, per così dire, che restano nell'ombra di questo enorme fascio di luce, che sono probabilmente più interessanti che non quelle che hanno il fascio di luce sopra, perché in realtà, come dicevi anche tu, quando dicevi c'è una quantità sconfinata di produzione di ChatGPT in Amazon Books, ma a livello minimale, no? Allora, abbiamo veramente bisogno di un sistema conversazionale che produca un nuovo romanzo, o abbiamo più bisogno di un sistema di intelligenza artificiale generativa che sia capace di supportarci nelle attività più intensive sui dati, come sono per esempio alcune di queste che abbiamo menzionato, e che attualmente erano sostanzialmente inavvicinabili perché non avevamo la forza di gestire la quantità dei dati. No. Sì, sì, no, sono assolutamente d'accordo. È molto importante, come dire, percepire bene questa assolutamente dualità. Uno dei campi rivoluzionati, cioè veramente rivoluzionati dai sistemi multimodali è quello dell'accessibilità. Cioè, lo stiamo già cominciando a capire. C'è un'app che si chiama Be My Eyes, che, questo per fare un esempio tra tanti che se ne possono fare, che è un'app che prima usava volontari per persone non vedenti che potevano inquadrare l'ambiente intorno a loro usando la telecamera dello smartphone, e il volontario a distanza vedeva l'immagine e la descriveva a parole. Adesso questa descrizione a parole viene fatta da ChatGPT 4V, il modello visual di ChatGPT, quindi il primo modello multimodale prodotto da OpenAI, ed è naturalmente non ha più le limitazioni che c'erano nella necessità di ricorrere a volontari. Cioè è sempre a disposizione, è molto più veloce del volontario che ti... l'accessibilità, noi tradizionalmente affidavamo una parte dell'accessibilità all'attributo alt, diciamo, del marcatore IMG, no? in HTML, e l'idea era, in realtà quell'attributo alt ha due funzioni diverse, viene utilizzato per l'accessibilità per chi ha problemi nel vedere l'immagine, ma viene utilizzato anche per la search engine optimization, per l'ottimizzazione, e sono due funzioni, due scopi diversi del testo che noi mettiamo nell'attributo alt di un'immagine. Una è un'accessibilità e l'altro è ottimizzare la descrizione dell'immagine per recuperare informazioni da parte di un motore di ricerca. Oggi con questi sistemi uno può ipotizzare, mentre prima era decisamente troppo costoso. Twitter aveva fatto nell'International Accessibility Day l'anno scorso, due anni fa, pre-mask, aveva fatto una statistica, le immagini associate ai tweet hanno una descrizione alt soltanto nello 0,4% dei casi, cioè il 99,6% delle immagini che circolano su Twitter non sono accessibili per un non vedente. E questo è un dato impressionante. Oggi queste cose qui, un sistema di questo genere lo può fare in automatico, quindi sono d'accordo assolutamente sulla tua idea.
Detto questo, c'è un aspetto di cautela, cioè di Glieder, ma poi appunto Engelbart, l'ideologia della Silicon Valley, diciamo, all'inizio era molto legata all'idea di human empowerment, human augmentation, il sistema di Engelbart si chiamava Augment, cioè c'era l'idea che l'informatica personale si chiamava personale perché si rivolgeva alla persona. Si potrebbe aprire un discorso lungo sull'ideologia di Silicon Valley, che è uno strano ibrido di destra e di anarchia, di destra e di personal empowerment. Ma c'era questa idea dell'empowerment personale, cioè l'informatica personale dà potere a te come persona. E poi la storia ci ha detto che in realtà questa visione, per non essere appunto troppo ottimisti, che questa visione fortemente ottimista dello human empowerment è finita nell'oligopolio delle cinque grandi, o comunque insomma delle... io vedo anch'io una forte componente di empowerment in alcuni di questi sistemi di intelligenza artificiale generativa, ma non è affatto detto che poi la useremo effettivamente solo per l'empower, se non altro. Perché non è limitato alle opere di narrativa, diciamo, ai racconti, ma ci sono altri soggetti. No, diciamo sì, che sono generati con ChatGPT, quello, le tesi di laurea, ma c'è un aspetto in questo potenzialmente interessante, cioè la costruzione di contenuti a fisarmonica, oppure riprendere l'idea della piramide di Darton. Robert Darton, lo storico, aveva proposto in un articolo famoso, mi pare nel 99, uno dei tanti tentativi di lavoro sull'idea di libro aumentato, era quello di dire: noi possiamo adesso col digitale costruire dei libri che hanno una struttura piramidale, per cui al testo classico, per esempio il testo saggistico in cui si argomenta una certa tesi, possono essere collegati una base di approfondimenti e poi una base ancora più ampia di fonti, e poi sopra magari una sintesi, magari in forma di videosintesi di mezz'ora, cioè l'idea di costruire dei libri astrati. Darton aveva anche finanziato questo progetto, aveva lavorato con aveva incontrato degli ostacoli, compresa la reticenza del mondo accademico all'epoca a guardare, diciamo, a questo tipo di editoria digitale non standard, ma soprattutto il problema principale è il costo di fare questo tipo di operazioni in termini di risorse e di tempo. Per fare effettivamente un buon libro aumentato, un buon libro astrati, servono una quantità di tempo e di risorse che non sono banali, per cui tipicamente le case editrici più innovative nel campo dell'editoria digitale, dalla Voyager degli anni 80 e 90 alla Touch Press dell'inizio del 2000, sono tutte fallite, perché cercavano di fare delle cose molto belle ma troppo costose. Ecco, questo lavoro su questo tipo di contenuti a fisarmonica, l'idea che uno può chiedere al sistema di farmi una sintesi un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, ha degli aspetti preoccupanti. Cioè, io gli posso dare in pasto un libro e dirgli fammi una sintesi in un'ora. Voglio veramente una sintesi in un'ora di quel libro, o non sarebbe meglio che me lo leggessi? Però, d'altro canto, avere la sintesi di un'ora per capire se vale la pena, o la sintesi di un quarto d'ora e poi passare a due ore, poi questo tipo di contenuti editoriali a fisarmonica, questi sistemi di secondo me è un'applicazione tendenzialmente più interessante, che sarà esplorata di più dell'idea facciamo scrivere il romanzo a ChatGPT, che appunto lascia un po' il tempo che trova. Io devo purtroppo dichiarare chiuso l'incontro, perché noi siamo sempre molto precisi sia nell'orario dell'inizio che della fine. Ringraziamo comunque Gino Roncaglia e tutti i convenuti che ho contato, oggi sono di circa 70, quindi veramente un record fantastico fra online e in presenza. E arrivederci, grazie a tutti.